buongiorno. Allora, il problema come è cambiato la società, ovviamente è un problema enorme e non si vivrebbe mai più, e quindi io dirò qualcosetta, vi darò qualche suggerimento, e dopo tanto ci sono tanto anche gli altri relatori, poi non si può pretendere di arrivare fino in fondo a tutto. Ecco, se vorrei cominciare con una citazione di Federico Perfetto, economista, di cui sono stato allievo a Roma secoli fa e che è noto anche per essere misteriosamente scomparso, senza più essere ritrovato né vivo né morto, negli anni 80, nell'86, e si spera che si sia rifugiato in qualche convento, e chi lo sa. Ed era una persona veramente eccezionale. Io, rileggendolo qualche anno fa, naturalmente da giovane, come spesso succede, rifiutavo i buoni padri per andare in cerca di cattivi fratelli, e così mi è successo anche con Caffè, che voleva che stessi con lui, poi me ne sono andato via, eccetera. Ma l'ho riscoperto e mi sono commosso per vedere quanto profondamente avesse analizzato la realtà, quanto profondamente critico anche dei primi sviluppi del neoliberismo che gli aveva già osservato e criticato. Aveva criticato perfino il progetto di istituzione dell'Unione Europea senza tutte quelle garanzie che in effetti poi non ci sono state e che hanno dato luogo a una struttura gerarchica, a una differenziazione progressiva nell'Unione e a un progetto che ha realizzato invece non certo le idee di economisti progressisti come Caffè, ma di Hayek o Robbins, che già prima della Seconda Guerra Mondiale avevano ipotizzato un sistema di moneta unica come modo per costringere gli stati a fare quello che l'economia naturalmente richiedeva, cioè praticamente la natura dell'economia, in questo caso si sottintende il profitto, soprattutto di chi ha il grande potere economico. Ecco, e Federico Caffè, appunto, non so se riuscite a leggere questa, un po' questa citazione, e parlava appunto di un mondo da costruire in cui il progresso sociale e civile non rappresenti un sottoprodotto dello sviluppo economico, ma un obiettivo coscientemente perseguito. Un'economia, cioè, al servizio dell'uomo, nella quale l'intervento pubblico assuma una funzione fondamentale, in contrapposizione con il predominio del profitto e dell'individualismo, per colmare lo scarto fra contabilità privata e contabilità sociale. Caffè critica precocemente il neoliberismo, che ho già detto. Allora, queste sono idee che Caffè poi ricava anche dal suo intero. È uno che aveva una cultura enorme sulla letteratura economica, ma è una cosa non inventata ai nostri tempi, ma un problema che c'è sempre stato nell'economia capitalistica. Ecco, dai tempi in cui alla fine del Settecento Jeremy Bentham diceva che il compito dello Stato è di garantire la felicità pubblica, e poi da buon utilitarista invece ha indotto questa deriva, questa scorciatoia che vede nel sistema di mercato e nell'individualismo il modo migliore per conseguire questo fine della felicità. Ma ben presto si scopre che così non funziona, e a parte, ecco, il pensiero di Marx, che anche ieri è stato ricordato, no? Il parere dell'economista, non so cosa, appunto, che è di grande attualità, e io sono convinto, ed è stata la mia prima grande passione teorica. Ecco, ma a parte Marx, che appunto punta tutto su questa alternativa fra quello che è il bene della società e quello che è il modo istituzionale, storico, in cui la società è organizzata. E questo significa che, secondo lui, la società andrebbe cambiata per farla funzionare meglio. Ecco, questa è poi la base del suo pensiero, poi è molto complicato, ma insomma anche
Ma anche per esempio uno studioso che è conosciuto come sociologo, ma secondo me è ancora più importante come economista, critico dell'economia, che è Thorsten Veblen, che ha vissuto in America, era di origine norvegese, ha vissuto in America fra gli ultimi decenni dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, e aveva la stessa idea, cioè la sua idea fondamentale che c'è questa contrapposizione fra quello che lui chiama profitability, cioè possibilità di far profitto, e serviceability for society at large, e cioè utilità per la società nel suo complesso. Ed è un problema che si trascina sempre, e poi soprattutto per tutto il XX secolo, e soprattutto fino a quando, con la crisi degli anni 70 del Novecento, è cominciata questa nuova trasformazione, in senso neoliberista cosiddetto, che appunto, come appunto diceva ieri, mi pare Guido Viale, non ha niente di liberale, no? Cioè non ha niente a che fare con la libertà, soprattutto e con l'autentico pensiero liberale, quello che fino ad allora c'è stato continuamente una riproposta di questo eterno problema: come è organizzata la società per perseguire il proprio bene e qual è veramente il proprio bene, queste istituzioni funzionano o no. Ecco, questo è anche il rovello di Carl Polanyi, che è uno studioso a cui io mi sono dedicato molto negli ultimi decenni, e che è anche molto radicale, nonostante che sia stato anche lui in epoca neoliberale. Purtroppo la sua fortuna, sfortunatamente, è di essere scoppiata nell'epoca neoliberale, sicché è stato utilizzato per contrapporlo a Marx, per contrapporlo a un'analisi veramente critica del modo in cui la nostra società è costituita, per dire che invece si tratta di combinare il mercato con un po' di economia sociale, con un po' di buona volontà, con un po' di volontarismo, insomma tutte cose che vanno benissimo, ma che sono di quelle mode che finiscono poi per ostacolare una presa di coscienza profondamente critica di come le cose vanno, perché vanno in un certo modo, no? E c'è stato anche in economia le varie tornate, per esempio i distretti industriali, no? Che sembravano un nuovo tipo di economia democratica, diffusa. E poi io negli anni 90 ho fatto una ricerca nel distretto dell'Occhiaia Berlinese, e avevo già visto che la crisi che avevamo avuto nei primi anni 90 preludeva a una trasformazione del distretto nel senso della logica capitalistica, e cioè la ricerca del profitto attraverso la concentrazione, se occorre il trasferimento all'estero, la delocalizzazione. Avevano già cominciato a produrre in Cina, perfino in Cina, gli occhiali. E quindi seguiva una logica perfettamente capitalistica che distruggeva la logica del distretto. Quindi sono tutte quante passioni, no? C'era Giacomo Begattini, che è un economista da toscano, che ha fatto fortuna sull'idea dei distretti, che sono la fine del mondo, no? Ecco, che cambierà tutto. E ogni tanto stanno fuori queste cose, no? Ecco, adesso ci sono altre parole d'ordine, tipo governance, no? oppure la responsabilità, corporate responsibility, cioè responsabilità dell'impresa, che sono tutte quante favole, eccetera. Bene, comunque anche Polanyi aveva questa idea di una contrapposizione radicale fra interesse della società, e addirittura lo diceva: salvezza dell'umanità è modo in cui l'economia è organizzata in questa società che è economicamente organizzata, economicamente tra virgolette, diversamente da ogni altra società precedente. E cioè è una società che invece di essere basata su istituzioni che riguardano la famiglia, la tradizione, la religione, i rapporti sociali, una gerarchia di valori morali, insomma, come erano tutte le società precedenti,
è una società che è fondamentalmente organizzata su istituzioni economiche che sono praticamente il sistema di mercato e la produzione per il profitto, fondamentalmente, e che costituiscono un vincolo che è ineludibile, e cioè praticamente c'è una libertà relativa per tutti i vari sviluppi della vita sociale in tutti i vari campi, perché questa è l'epoca moderna, no? Della differenziazione anche dei vari aspetti della vita sociale, per cui la religione non ha più niente a che fare con l'ingegneria, per cui non c'è più il Pontifex Maximus che benedire i ponti perché stessero su. Però al di là di questa relativa libertà c'è un vincolo ineludibile, per cui non si produce se non si può fare profitto, e qui non c'è salto. E questo appunto tende ad influenzare anche quelle che per Max Weber erano due aspetti distinti della razionalità dell'economia: la razionalità del comportamento formalmente economico, che è la razionalità di massimizzare i mezzi per ottenere il massimo risultato in vista di determinati fini, e questa è la logica dell'impresa praticamente, no? Dell'economia capitalistica. E invece, ma diceva Max Weber, c'è un altro tipo di razionalità che è quella materiale o sostanziale, e cioè che cosa vogliamo veramente conseguire riguardo ai fini della nostra vita nel produrre. Cosa vogliamo produrre e perché cosa? E questo deve essere una decisione che riguarda la morale degli individui, la loro interazione sociale, la politica, e queste due cose le distingueva Weber, ma in un certo senso per poi rimetterle in rapporto dicendo che nella nostra società, dato che si produce per il profitto, per il potere del capitale, in un contesto di sistema di mercato, la razionalità formale tende ad influenzare quella materiale, cioè praticamente, cosa che hanno scoperto anche gli economisti ancora alla fine dell'Ottocento, qualcuno di loro, la finalità della massimizzazione del profitto o dell'economizzazione, la mentalità economizzante, come dice Polanyi, tende a prevalere nel determinare anche i fini per cui occorre produrre. E sì che c'è una distorsione, no? Completa di quello, perché queste due cose non restano separate, anzi, dato che la società è basata su delle istituzioni economiche, queste tendono a dominare, e dice Polanyi appunto, per cui abbiamo non solo un'economia di mercato, ma una società di mercato, e questo comporta il fatto che ci sia un condizionamento, una relativa libertà, ma anche un vincolo ineludibile e un condizionamento anche concreto di tutta la vita sociale da parte della dinamica, della logica dell'economia. Ecco, io poi non posso parlare di tante questioni che riguarderebbero la società nell'epoca neoliberale, ma la lascerò affinché venga diffusa a voi attraverso email una minima bibliografia di una quindicina di titoli, che dicevo prima è casuale perché ci sarebbero centinaia di cose, ma insomma per qualcuno che volesse approfondire, ecco. Anzi, il primo nella lista, solamente per ordine alfabetico, è un libro a cui ho collaborato di recente, che si chiama Stato sociale, politica economica e democrazia, di diversi autori, molti dei quali derivano dalla scuola di Federico Caffè, pubblicato da Astelli, di cui ho lasciato due copie laggiù al banco dei libri, se qualcuno fosse interessato, se vede che può interessare sui problemi del welfare, della disoccupazione, delle nuove tecnologie informatiche applicate nell'economia, la cosiddetta economia della conoscenza, o anche i problemi di programmazione, quindi rapporto Stato-territorio, amministrazioni-territorio, eccetera. E poi il problema della democrazia anche,
Quindi ci sono diversi saggi che per un approfondimento, se qualcuno fosse interessato. Ecco, allora, poi ci sono anche almeno un paio di libri che riguardano delle questioni, diciamo, piuttosto culturali in senso stretto. C'è un problema anche culturale di diffusione del modo di pensare liberale, neoliberista nella società. Ci sono degli studi interessantissimi in proposito. C'è un libro abbastanza divertente che è citato anche in questa bibliografia, anche se delle volte leggermente criptico, di uno studioso canadese che si chiama Alain Denault, è scritto Denault, è intitolato Governance, e dimistifica questa parola che in teoria io non posso non raccontare anche un risultato per dire una cosa meno pesante, minimo di un ricordo personale di quando per anni ho insegnato agli assistenti sociali e che scoprivo che c'è una tendenza tremenda ad assorbire velocissimamente le idee sbagliate, no? Cioè, per esempio, governance e empowerment. Allora, che meraviglia, adesso basta col welfare, è una cosa vecchia, basta con lo Stato, adesso abbiamo l'empowerment. Allora io gli spiegavo, gli dimostravo con i dati eccetera che empowerment voleva dire mosso cavoli vostri, no? No? Questo vuol dire empowerment, no? E cioè, nel momento in cui si deve tagliare lo Stato sociale, secondo i dettami del neoliberismo, no? Ecco, c'è questo fenomeno che io così in un convegno ho chiamato farewell to welfare, cioè addio al welfare, tanti anni fa, e quindi si cerca di far passare queste cose, no? Con i famosi modi di dire, cioè è meglio dare una canna, insegnare a pescare che regalare il pesce, no? Cioè per dire che ognuno, anche appunto di quelli che non hanno da mangiare, bisogna che imparino anche loro ad arrangiarsi, chi non ha lavoro che se lo trovi, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo libro Governance, che è curioso perché è diviso in 50 capitoletti, qualcuno di mezza pagina, in cui cerca di spiegare che cos'è questa governance. Per esempio, cito due o tre esempi da questo titolo di 50 capitoletti: ridurre la politica a una tecnica, ridurre lo Stato a entità privata, postulare che un cittadino abbandonato a se stesso acquisti nuovo vigore, rendere folcloristico il diritto di popoli all'autodeterminazione, applicare una logica di esclusione facendola passare per il suo contrario, privatizzare privando, cioè portando via, insomma, le cose a qualcuno. Privatizzare i progetti di società, cioè chi progetta la società, chi decide, chi fa le scelte, e tutto questo con l'idea che invece si condivide, perché guardi, parlare di governo, il governo era qualcuno che lo manda dall'alto, non va bene, invece voleva dire era un sistema democratico in cui almeno minimamente c'era una discussione sulle idee, sulle finalità da perseguire, sulle scelte politiche da fare. E invece non c'è più nessuna discussione di valore, Max Weber direbbe, più nessuna discussione sulle finalità sostanziali da perseguire. Ecco. Poi la governance governi e i media mediatizzino. Questo dei media è un importantissimo problema, se ne è parlato per l'elezione di Trump, no? Questi giornali sono più fuori, Fox News, eccetera, eccetera, no? E della politica fatta attraverso il Twitter, che qualcuno ha scritto, un giornalista sulle fonti diplomatiche, ha scritto un articolo dicendo è un linguaggio per ragazzi di 11 anni, questo è il livello, quindi c'è anche un processo di ignorantizzazione che è funzionale, c'è un circolo vizioso perché l'ignorantizzazione viene poi sfruttata da personale politico con pochi scrupoli e quindi deve esserci un ciclo vizioso tra una società sempre più ignorantizzata, sempre più aderente a, 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 a,
idee che semplificano spaventosamente i problemi, è sempre più è disposta ad affidarsi a bulli, gruppe e briganti, insomma, non so, ecco, questo è quello che poi succede. Ecco, poi altre cose, naturalizzare l'economia di mercato, rinchiudere gli stati nella competitività fiscale, questo è anche molto importante, no? Questo è il progetto che dicevo prima di questi economisti degli anni 30, no? Di impedire agli stati attraverso l'indebitamento, attraverso l'impossibilità di manovrare sulla moneta e di usare l'inflazione, per questo è diventato, no, la politica economica neoliberale è cominciata con il monetarismo, no? Cioè che è tutto nell'interesse della stabilità delle monete e dei valori dei titoli, che è a vantaggio naturalmente della finanza, no? Ma serve anche per bloccare l'iniziativa degli stati. Voi vedete che addirittura abbiamo, per esempio nel caso della Grecia, delle persone, diciamo, un nuovo librone così grosso di Varoufakis, che è molto divertente. Io non ho ancora letto perché mia moglie, che è una lettrice molto più veloce di me, lo sta divorando. Sono 900 pagine, ma leggibilissime, ed è tutta la narrazione che Varoufakis fa delle vicende della Grecia, di cui lui è stato il protagonista, ed è interessantissimo, e poi dimostra la logica di queste, che era il ministro, no? Era un economista che lavorava in America prima, amico di James Galbraith, un altro economista, adesso è figlio di John Galbraith, eccetera. Comunque, se capita, devo parlare anche di queste cose, sono ancora alle premesse. E dimostra come veramente nel suo ministero si erano insediati dei personaggi che comandavano ed erano direttamente comandati dalla Troica e demandati a questo mestiere. Quindi praticamente c'era proprio anche materialmente la sensazione di uno Stato che non ha più in mano il potere decisionale, e tutto questo avviene, è un latrocinio o una rapina, non più attraverso le banks, ma attraverso le banks, cioè non attraverso bande, ma attraverso banche, no? Questo che poi comandano il sistema di questa cosa. Ecco, le banche, che fra banche e altre istituzioni, sono state soccorse dopo la crisi con 11.000 miliardi di dollari, se mettiamo insieme degli Stati Uniti, dell'Europa, del Giappone, 11.000 miliardi. Ecco, quando tutto il debito greco ammontava a poco più di 200 miliardi, che poi ha continuato a crescere, perché il rimedio di questa malattia è continuare a costringere a indebitarsi ulteriormente per arricchire, appunto, fra l'altro, ecco, la finanza, no? Ecco, altri aspetti della trasformazione culturale sono esaminati, per esempio, in un libro di un'antropologa che si chiama Amalia Signorelli e che si chiama La vita al tempo della crisi, e che è abbastanza interessante perché studia, facendo proprio una ricerca, come si forma una nuova cultura, come si diffonde, come diventa strumento di conferma e diffusione dell'ordine esistente, ma nello stesso tempo anche come tentativo di adattamento delle persone alle nuove esperienze, la precarietà prima di tutto e del lavoro prima di tutto, cercando nuovi saperi, nuovi valori. Ecco, quindi fa riferimento poi a tutto quello che sono, c'è altri libretti nella bibliografia che parlano, anche sono molto divertenti, per esempio quello di Riccardo Stagnanò Lauretti, che è uscito anche questo nel 2018, vabbè, sono comunque altre cose, ecco, sono questa cosiddetta gig economy, no? O la platform economy, io non posso soffermare su queste cose, sono dei cambiamenti che portano all'estremo il disfarsi di quella struttura che una volta si chiamava del sistema neocorporativo fordista
e keynesiano, no? E che ha durato fino agli anni 70 e che poi è andato in crisi in seguito alla crisi che inevitabilmente, come Marx dimostra molto bene, a cui inevitabilmente si arriva dopo un periodo di sviluppo, c'è il momento in cui il capitale sente che c'è qualche difficoltà a continuare ad investire con l'aspettativa di avere un profitto sufficiente. E allora tutto quanto si blocca e così comincia la crisi, perché la crisi, come anche Keynes insomma ha dimostrato, comincia quando l'investimento rallenta e quindi si creano possibili circoli viziosi in questo senso. Ecco, negli anni 70 ci sono degli interessantissimi studi anche in America, per esempio di James O'Connor, il famoso crisi fiscale dello Stato, oppure di John Kenneth Galbraith, Economics and the Public Purpose, cioè l'economia anche come scienza e la finalità sociale, e contrappone nettamente questi due aspetti dicendo che c'è un planning system che non è come uno potrebbe in quel momento immaginare una iniziativa statale o dall'alto per pianificare l'economia, ma è il sistema pianificato da parte della tecnostruttura che è costituita dai grandi capitali, da chi ha veramente il potere economico e da tutti gli annessi e connessi fra accademici, politici, consulenti, eccetera, eccetera, professionisti e così via. Questa è la tecnostruttura, è loro che fanno la pianificazione. E lo Stato e la finalità pubblica, dice Galbraith, che non era comunista, no? Cioè, dovrebbe emanciparsi da questa sudditanza, questa servitù al sistema di, al planning system. Ecco. Ed è interessante anche questa connessione. Quindi c'è stato un momento di lotta di classe, no? È per l'epoca che riferendosi a quell'epoca che Joan Robinson, è scritto Joanna, era una donna, era una grande economista molto, molto brava della cosiddetta corrente post-keynesiana, che erano dei keynesiani che avevano ripreso le idee più progressiste e più di rottura di Keynes e che volevano per esempio lo Stato garante della prima occupazione, lo Stato garante dell'indirizzo degli investimenti. La redistribuzione dei redditi come rimedio appunto al rallentamento dell'economia, quindi intervenire prima di tutto nella produzione, cosa che avrebbe poi anche consentito una domanda sufficiente per evitare la crisi, no? Quindi riprendendo Keynes in una maniera un po' più complessa e un po' più radicale. E John Robinson aveva detto si tratta di lotta di classe, non si tratta di... A quell'epoca c'era l'ossessione della cosiddetta inflazione accompagnata da deflazione, no? Accompagnata da crisi, cioè un'inflazione, come si diceva, la politica di Keynes era quella che metteva, no, denaro, domanda per far rimettere in moto l'economia. Ma a un certo punto che cosa è successo? È successo che aumentavano i prezzi, aumentava il denaro in circolazione, ma l'economia ristagnava, no? Ecco, allora lì questo è stato il punto di partenza di tutta una serie di teorie che hanno contribuito a mettere in moto il neoliberismo dal punto di vista delle teorie economiche. Ma John Robinson diceva qui si confonde la causa con l'effetto. La causa di questa situazione è la lotta di classe, cioè il fatto che chi fa i grandi profitti non vuole pagare abbastanza imposte e non vuole pagare salari abbastanza alti affinché ci possa essere effettivamente una domanda che possa assorbire quello che può essere prodotto. Ed allora questa è la ragione per cui si investe e si produce di meno e si ha una situazione di sovraaccumulazione capitale.
cioè di capitale che non sa come investirsi. E da qui è venuto fuori poi invece, allora c'era qualcuno come per esempio James O'Connor in America che ha detto qui c'è una grossa alternativa, o si procede con una economia sempre più socializzata, democratica e capace di autogovernarsi a prescindere o controllando o limitando gli interessi economici e dirigendoli, oppure si andrà verso, diversi studiosi hanno già detto, pensate così tanti anni fa, verso un'economia populista, come si dice, referendaria, plebiscitaria, sì, scusami, metà, cioè sarà di chiaia, proprio la stanchezza, ma tanto mi manca il caldo, così, mi manca la plebiscitaria, già quell'epoca l'avevo detto, no? Ecco, che poi l'abbiamo trovato, no? Ecco, allora, in cui sicuramente ci sarà una crisi della democrazia, cioè una diminuzione della democrazia, ed è quello che è avvenuto. Fra l'altro Carlo Polani, di cui sopra, aveva già studiato in una serie di articoli e di saggi, ma anche nella grande trasformazione, ecco, riguardo agli anni 30. Cioè nel momento in cui si arriva a un conflitto sociale che porta a uno scontro che rischia di bloccare la società, perché non ci si riesce a mettere d'accordo più, no? Perché è finita l'epoca in cui si poteva distribuire gli utili, eccetera, eccetera, a questo punto ci deve essere comunque una soluzione. E se il capitale deve continuare a dominare, allora è inevitabile che prenda in mano le redini, che faccia uno Stato forte, che decida su quali riforme fare e entro quali limiti farle, no? In modo da preservare il suo potere. Lui dice, ecco che allora la grande trasformazione, nelle sue diverse versioni degli anni 30, dal fascismo al New Deal, che invece è stato un sistema di un'epoca democratica nella storia americana, ma comunque si tratta comunque di far ritrovare, di mettere in piedi il capitalismo sotto, lui dice, new alias, cioè un nuovo aspetto che il capitalismo assume di tipo corporativo e non più di liberalismo di tipo ottocentesco. E così è successo anche negli anni 70, c'è stato uno scontro di classe. Tra l'altro è negli anni 2000 già questa famosa frase di Warren Buffett, sì, la lotta di classe c'è, l'abbiamo vinta noi, no? Ecco, appunto, questa è la conclusione dei nostri anni, e la crisi è effetto e causa e strumento di questa lotta di classe. Vabbè, io adesso non c'è, niente, bisogna che vada velocissimamente avanti. Quanti minuti posso stare? 5? 5 minuti? Avrei già 5-10, ma cercherò di farlo. Andiamo avanti velocemente, perché questa diapositiva l'avevo messo nel primo settore, diciamo così, l'esempio storico del fatto che si tratta di diminuire la democrazia. Da Pinochet alla Trilateral Commission, e l'idea era troppa democrazia, demolire il potere sindacale, la Thatcher, no? Reagan, no? Imposte per i redditi alti e le imprese vanno diminuite. C'è stato, dopo c'è un'altra diapositiva, non so se ci arriviamo, questo per vedere quanto siano diminuite le imposte, no? Ma è stato accennato anche ieri, è una cosa spaventosa, adesso poi è sempre peggio, nel senso che si parla di flat tax, no? Eccetera. Ecco. Quindi attacco all'attività governativa e deregolamentazione, cioè in particolare della finanza e del mercato del lavoro, no? E allora quello che effettivamente è successo, io poi ci avrei dato dopo anche di come diminuire la sindacalizzazione, in particolare negli Stati Uniti, dove ci sono sempre dei dati sempre molto, come è aumentata la disuguaglianza, come sono diminuiti i salari e come appunto i diritti dei lavoratori non siano più protetti. E qui ci sarebbe il caso interessantissimo del 2010, il famoso episodio
di Pomigliano e della Fiat, che è stato sintomatico di un cambio di epoca radicale, anche se hanno già sperimentato quei sindacati degli Stati Uniti e del Canada, la stessa fregatura, insomma, per andare ai sindacati, addirittura arrivando a regolare loro l'attività sindacale, cosa che per la Costituzione può essere fatta solo per legge, no? Quindi, diciamo, chi non firma l'accordo non può presentare delle liste di rappresentanti sindacali da eleggere. C'è cosa che attualmente è assolutamente fuori, adesso non ci si pensa più, ma c'è una serie di queste cose che vanno contro lo Stato di diritto, che vanno contro la Costituzione. E questo è quello che è successo. Ma diciamo, c'è anche il caso di un rapporto della JP Morgan, no? La grande istituzione finanziaria bancaria americana, eccetera, del 2013. Lì appunto si era citato, in cui si auspica una modifica delle costituzioni che mostrino forti influenze socialiste. Occorrono governi più forti per riforme che riducano la protezione dei diritti dei lavoratori. Ecco, questa è la società che ci ritroviamo, verso la quale stiamo andando, senza più nemmeno renderci conto, e che è una società che poi non è riuscita neanche a risolvere i problemi economici, perché diciamo che è nemmeno a fare quelle riforme che anche ieri qualcuno diceva sarebbero necessarie, per esempio per non rischiare che di nuovo questa enorme nuvola nera di attività finanziarie, no? Che sono 3, 4, non so quante volte il prodotto interno lordo del mondo, no? che sono una scommessa sul futuro, no? Sulla speranza impossibile che la produzione materiale in futuro possa ripagare queste scommesse finanziarie. Che è una cosa folle, che ci sono gli studiosi tedeschi, vabbè, insomma, che è inutile, che loro prevedono che ci sarà una grande devalorizzazione, cioè una crisi ancora più grossa, anche perché nessun provvedimento è stato preso, come invece era stato preso da Roosevelt, insomma, a suo tempo, e quello che ha fatto Clinton negli anni 90 è stato invece di eliminare le riforme che aveva fatto Roosevelt, no? Ecco, allora, vabbè, qui poi serve tutte le cose su cui non posso soffermare. Per esempio, David Harvey, che io ho anche citato in questa bibliografia, un libretto molto bello sul neoliberismo, e che parla appunto di questa accumulazione mediante espropriazione, cioè è un nuovo tipo di accumulazione in cui si va a raspare su tutto quello che c'è dove si può, ecco, ma non investendo, cioè non investendo capitale per nuovi prodotti, creando un nuovo valore, ma andando a prendere il valore dove si può, per esempio attraverso la speculazione finanziaria, che dove non è un gioco a somma zero, cioè qualcuno vince, qualcuno perde, è qualcosa che deve estrarre delle risorse da chi produce del valore, e cioè dei lavoratori, della classe media. E poi l'altro sistema per riuscire a far funzionare questa nuova accumulazione è l'allargare l'investimento a tante nuove attività che prima appartenevano al welfare statale, oppure i beni comuni, oppure le risorse ecologiche, diciamo, le risorse naturali, su cui cercano di mettere le mani, quindi c'è questa invasione del mondo, il cosiddetto land grabbing, no? Cioè l'accaparramento di terre anche da parte dei cosiddetti fondi sovrani, cioè statali della Cina, per esempio, no? Ecco, e tutto questo, c'è un bellissimo passo, ma che non posso citare, di Noam Chomsky, che parla del virtual senate, cioè la politica ormai è governata quasi più da questo senato virtuale, che è costituito dal grande potere economico e dal ricatto al quale questo grande potere economico sottopone tutta la società e gli stati. Dicevo, fatto così, o se no noi portiamo via i capitali. Poi mettono in concorrenza gli stati per farsi il dumping fiscale, no? Cosa che
C'è per esempio questo libretto pubblicato nel 2000 da TAP, che ha anche citato poi i paradisi fiscali, eccetera. Ecco, per cui adesso c'è stato questo fenomeno per cui si è scoperto che Apple in Irlanda pagava lo 0,005% dei propri profitti, cioè che vuol dire praticamente tradotto in cifre, dunque mi pare che torni adesso che sia un euro ogni 20.000 di profitto. Pensate voi se i vostri guadagni, no, fossero tassati per un euro ogni 20.000, ecco, cioè è una cosa assurda, no? Infatti adesso abbiamo fatto causa, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il virtual summit. Ecco, ma comunque, qui c'è i dati sui sfide sindacali, ma anche sul fatto interessante che, secondo le indagini dell'Ocse, eccetera, che in media, fra gli anni 70 e il 2007, cioè in preparazione della crisi, perché la crisi è stata preparata dalla politica neoliberista. Allora, la quota di prodotto interno lordo spettante ai lavoratori si è ridotta in media del 10% nei vari paesi dell'Ocse, c'è cioè l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Ecco, beh, tipo Milano ho già accennato, il 10% sul prodotto interno lordo è tantissimo, sono un fracco di miliardi, insomma. Vabbè, comunque, questa è la situazione. La disuguaglianza, beh, queste qui sono delle cose che ovviamente sapete, le famose storie che nel 78 il compenso, il rapporto fra compenso dei manager e salario medio era 30 a 1, nel 2013 di 296 a 1. C'era un dirigente di alto livello, guadagnava quasi 300 volte che guadagnava un operaio. Vabbè, poi la storia appunto dell'1% che diventa sempre più ricco e che incamera l'82% della nuova ricchezza prodotta, eccetera, eccetera. Vabbè, lasciamo perdere. Qui c'è anche un interessante grafico da leggere che riguarda gli Stati Uniti, ma che si vede che da quando comincia il neoliberismo, dal 79, due curve che prima tendevano a coincidere, cioè la curva dell'aumento del medio del reddito e l'altra curva, quella rossa, che è quella rossa. L'altra curva, quella azzurra, rappresenta l'aumento del reddito mediano. Che differenza c'è tra medio e mediano? Cioè il medio è il reddito totale diviso per il totale degli individui. Il reddito mediano è il reddito della persona che sta esattamente in mezzo, a metà, fra tutta la scala dei redditi, da quelli che guadagnano niente a quelli che guadagnano molto, e che è esattamente a metà. Allora, se il reddito mediano, vedete qui, no, comincia a diminuire sempre, ad aumentare sempre meno del reddito medio, vuol dire che la gran parte dell'aumento del reddito va a quelli che stanno dalla metà in su. No? Non so se è chiaro. Come? Sì, praticamente la classe media, che poi adesso sta perdendo anche quella in favore del 10%, addirittura dell'1, dello 0,1, eccetera. E questo qui è un altro grafico che lì non si vede, ma praticamente quella pancia sotto, ecco, sono gli anni del dopoguerra, e la trentina d'anni che va dalla seconda guerra mondiale agli anni 70. E fa vedere, e mostra la quota di reddito che va al 10% più ricco, e vedete che appunto si ritorna praticamente un po' alla volta con il neoliberismo alle condizioni di prima della guerra, insomma, e in fondo anche di prima della grande crisi degli anni 30, no? Questo è quello che succede. E poi comunque non importa, qui sono altre cose, ma non c'è tempo, non voglio invadere, non posso, cioè mi tocca fermarmi. E no, no, no.
non importa, altre cose non saprei, vabbè, altre cose qui che riguardavano più specificamente, se volete io posso anche mandare perlomeno anche queste diapositive con email, così ce la potete vedere, fate così, ecco, perché anche queste cose, questa tabella sulla spesa sanitaria fa vedere come la fine dell'universalismo porta a un uso totalmente irrazionale, a uno spreco e a un danno per la salute di tutti, no? Perché facendo un confronto fra la spesa degli Stati Uniti e quella della Francia e così via. Comunque, invece come anche da parte dell'ex ministra Pinotti, ecco, si punti tutto sul diarmo, sull'industria militare. Va bene, basta, chiudo, scusate e basta. Michele, se mi mandi tutto via mail, sì. Io lo mando a tutti. Sì, sì, è quello che è a quello che posso dire. Ma dicevo, se i prossimi due interventi, sì, fratello, abbiamo un po' di spazio alla fine per domande che vanno anche a lui, insomma, a tutti quanti. Quindi se riuscite, meglio. Va bene lo stesso. Allora. Parola. Dove tu devi vedere la computer. Adesso invito Antonio De Lellis. Cosa davvero è successo nella crisi, diciamo così, del 2008, esattamente 10 anni fa, l'implosione della Lehman Brothers, e come le riforme fiscali hanno influenzato sulle disuguaglianze e sul debito pubblico. Vorrei però con voi, visto che il professore ci ha dato già molti strumenti, ragionare un po', quindi magari coinvolgerti da subito su che cosa secondo voi è una riforma fiscale. Perché vi chiedo questo? Perché quando abbiamo affrontato il tema del debito, abbiamo costituito il CADETEM, questo comitato per l'abolizione dei debiti legittimi, quindi iniziato a studiare il debito pubblico italiano, ci siamo subito posti il tema, la domanda, ma c'è un'altra narrazione, cioè è possibile che quando si parla di debito pubblico il modo di approcciarsi è sempre lo stesso, cioè o tagli o crescita. Esiste un altro modo di entrare in questo argomento? E per la verità ce ne sono diversi. Nel gruppo di lavoro dell'audit sul debito pubblico italiano che è stato affidato a me e ad altre persone, noi abbiamo affrontato riforme fiscali e debito, cioè come le riforme fiscali aumentano il debito. Nello scoprire e calcolare quanto davvero ha influito sul debito pubblico italiano, ci siamo resi conto, ci siamo imbattuti in un'altra questione, che è quella che affronterò con voi, che è quella delle, appunto, delle disuguaglianze. Che cosa è accaduto? Vabbè, intanto, voi considerate il fisco come qualcosa che, diciamo, è legato ad alcune sigle. Non so, se io dico IRPEF, voi mi seguite? Sì. Certo. Tutti? Vabbè, no, tu non vale. Tu fai questo mestiere. Se io dico IVA, voi mi seguite? Tutti, vero? Allora, facciamo un piccolo ragionamento. IRPEF. L'IRPEF vale all'incirca 180 miliardi,
su un gettito complessivo di scarsi 800 miliardi, quindi ha una certa influenza. Quindi vale tutta l'IRPEF raccolta 180 miliardi su 800. Scusa, è un acronimo, no? Me lo ripeti, imposta IRPEF. IRPEF che cos'è? Vedi allora che non... È l'imposta sul reddito delle persone fisiche, è l'acronimo che è stato. L'IRPEF nasce nel 73, aveva 32 aliquote, la prima era del 10 e l'ultima era del 72%. Funziona così: se voi avete un determinato reddito, supponiamo pari a 100, e siete interessati da 4 o 5 aliquote, la prima parte viene soggetta alla prima aliquota, l'incremento alla seconda aliquota, l'incremento ancora alla terza aliquota e così via. Quindi non si applica l'IVA più alta se il reddito complessivo si colloca in quello scaglione, ma è a gradoni, va bene? Però pagare il 72 sull'ultima aliquota è davvero alto, cioè chi guadagnava molto, privarsi del 72% del suo reddito e favorire la redistribuzione verso le classi meno abbienti, insomma, un peso l'ha avuto. Dal 73 al 1983, è entrata in vigore in realtà nel 74, e nell'83 c'è già una riforma dell'IRPEF. Queste riforme si susseguono. Oggi noi abbiamo 5 aliquote, 32, 5 aliquote. E che cosa è successo? Io, diciamo, il lavoro mio era proprio questo, di definire con un grafico, con un calcolo, e quindi vi farò vedere un po' il nostro grafico. Cosa ci riesco? Questa la vedete? Sì. Andiamo avanti. Vabbè, ci sono una serie di grafici, poi ci soffermiamo magari, però quello che è questa. Allora, questo grafico ha richiesto 4 mesi di studio, di approfondimento, di simulazioni. Ed è il grafico che racconta, non so se lo vedete in fondo, comunque ci sono due linee, una arancione e una blu. Allora, i redditi sono indicizzati, quindi sono confrontabili. La blu dice come eravamo tassati con l'IRPEF dal reddito più bassi ai redditi più alti. Quella blu, la vedete che si apre. Quella arancione invece dice com'è oggi, cioè la tassazione crea, vedete questa prima gobba dove l'arancione è maggiore del rosso, del blu, e poi viene una seconda area in cui il blu è maggiore dell'arancione. Ve la spiego un po' meglio. In base alle riforme fiscali, l'IRPEF la paghiamo di più oggi rispetto a quella che era l'impostazione iniziale. Quella gobba, la chiamo così perché sembra proprio una gobba, ma insomma quell'area che è definita dalla striscia arancione, dalla parte della curva arancione e da quella blu, è la maggiore tassazione a cui siamo soggetti tutti noi. L'altra area invece è l'area di risparmio fiscale dei ricchi, quasi dei super ricchi. Diciamo che la linea di intersezione è intorno ai 560.000 euro l'anno, quindi forse nessuno di voi ci arriva, quindi parliamo di poche persone. Le persone sono all'incirca 10.000, nel 2016, cioè con la tassazione sul reddito 2016, quelli che erano alla destra erano circa 10.000,
poco più di 10.000 persone in Italia. Tutte le altre stanno qua. Guardate, la cosa interessante è che quella linea arancione sostanzialmente diventa, a quel livello, una flat tax. Piatta, flat sta per piatta. Quella che vuole introdurre la Lega è una linea come quella arancione che parte o si ferma comunque in una posizione molto più bassa. Se fosse per esempio, devo salire così vi spiego meglio, se fosse per esempio del 20% la flat tax, noi avremo una linea così, cioè questa qui si sposta qui, creando tutta quest'area. Ma se quest'area è il risparmio fiscale e questa è aggravio fiscale, a quanto ammonta? Cioè queste riforme fiscali, solo considerando l'IRPEF, che ripeto vale circa 180 miliardi su 800 di gettito, cioè di raccolta fiscale complessiva. Allora noi abbiamo calcolato questo, che voi per la prima volta sentirete questi numeri, e anche questa curva non esiste in giro, quindi siete un pubblico diciamo privilegiato e io sto testando su di voi l'effetto che fa aver riscoperto qualcosa e renderlo fruibile. Allora, quella coppa vale 25 miliardi nel 2016, ma da quando sono entrate in vigore le riforme si sono accumulate, ogni anno c'è stata quella coppa. A quanto ammonta questa coppa in tutti questi anni? Ammonta circa 919 miliardi. Che significa? Significa che gradualmente, progressivamente, ma in maniera devastante, ci hanno sottratto una somma che ogni anno a contribuente, a valori indicizzati 2017, non è superiore ai 700 euro, valore medio, ma che negli anni, progressivamente, ha causato per ogni contribuente, non sto parlando di famiglia, quindi se in una famiglia ci sono due, tre contribuenti, dovete moltiplicare. Dall'entrata in vigore del fondo fiscale ad oggi, questo ha causato per ogni contribuente un aggravio fiscale di circa 23.000 euro. Voi direte, ma tutto sommato, forse non è tanto, ma è l'impoverimento generale che crea nella società. Se ogni contribuente, e sono la maggior parte, stanno verso sinistra, quindi in quella coppa, e nella società, cioè ipotizzate nella famiglia, nel condominio, nel quartiere, nel paese, ognuno di voi è stato privato di quella somma in tutti questi anni, ma da sé che noi ci spieghiamo molte delle delle sottrazioni di ricchezza che oggi sono palpabili, ma che invece sono incominciate molti anni fa. Cioè la sottrazione di risorse, diciamo così, che colpisce il ceto medio, che ha colpito il ceto medio, diciamo, o le classi non comunque, non quelle dei super ricchi, è stata appunto, ripeto, graduale, progressiva, è devastante. E oggi questi soldi non ci sono più. Cioè questi soldi non è che sono rientrati nel circuito sotto un'altra forma. Quindi aver sottratto al sistema Italia, ai valori attuali, una cifra di 900 miliardi significa che molte cose non si possono fare più. Molte cose non possono essere... molte risorse non possono essere investite, la sanità non può essere sostenuta più a un certo livello, non ci sono soldi per i giovani, è una sottrazione reale di reddito progressivamente accumulandosi. E la parte destra invece quanto vale? Ecco, studiamo. Ma quella somma è andata proprio via.
proprio lì, poi vi spiego, diciamo che la cosa si chiede, è una domanda molto intelligente alla quale non c'è una risposta precisa, bisognerebbe fare altri 6 mesi di studio, secondo me, però ci sono delle ipotesi. È molto ideativo. Però se si spostasse la curva più sulla destra, si renderebbe fisicamente evidente che riguarda la maggioranza dei popoli italiani rispetto a... L'idea sembra essere pochi rispetto a tanti. Bravo, e questo è il motivo per cui l'ho testato oggi, magari possiamo migliorare. Nell'esposizione ufficiale ci dovrebbe essere il 27 ottobre. Certo, cioè, lo facciamo, cerchiamo di farlo come te, come dici tu, cioè basta fare una modifica sul dato dell'ascesa. Torniamo a noi. Se noi siamo state vittime, diciamo, di queste riforme fiscali e abbiamo subito una sottrazione progressiva e imponente, dall'altra parte c'è stato un risparmio fiscale. A quanto ammonta questo risparmio fiscale? Guardate, non è molto, quindi vi sto per dire delle cifre che magari non vi scioccheranno. Nel 2016 quella cifra era pari a 8,3 miliardi, ma su 10.000 persone. Cioè vuol dire che questi 10.000 contribuenti in un solo anno hanno risparmiato qualcosa come 215.000 euro a testa, a contribuente. Parliamo di super ricchi. Cioè il sistema fiscale, come accennava anche il professore prima, e come è stato pianificato, prevedeva un alleggerimento fiscale per le classi abbienti o per i super ricchi. Ed è quello che è stato attuato anche in Italia. Facciamo un passo indietro. Guardate questa curva. È la stessa di prima, che però è stata disegnata per rispondere a un'obiezione che voi fino ad ora non mi avete fatto. Oh, mannaggia. Beh, la faccio da solo. Ma il debito in quegli anni è aumentato, quindi bisognava pagare tutti di più, la pressione fiscale doveva aumentare, non è che potevamo... Benissimo, se fosse stata attuata la riforma fiscale, se fosse stata attuata una riforma fiscale che teneva conto della maggiore pressione necessaria a colmare il debito, ma per tutte le classi, noi avremmo avuto questa curva. Questa curva. In cui l'aliquota media è molto alta per le classi alte, rispetto al grafico di prima, quando stanno insieme, questa curva si è praticamente alzata. Qui la coppa quasi non c'è più e quindi, diciamo, in un certo senso è stato anche in parte giusto far pagare a tutti un po' di più perché il debito aumentava, interessi passivi, eccetera, ma avrebbe dovuto funzionare così, che si alzava anche per i ricchi. E invece no, si è appiattita per i ricchi. La maggiore pressione fiscale necessaria per coprire le spese da interessi nel periodo in cui il debito pubblico italiano è raddoppiato è stata sostenuta esclusivamente da queste classi, diciamo così, non dai super ricchi, che anzi hanno, approfittando delle riforme fiscali, aumentato il loro reddito e il loro patrimonio. Si usava in questo periodo l'assistenza sanitaria pubblica, questi di qua, diciamo. Sì. Ora, diciamo, questa è una ricerca appunto di questo gruppo del Cadetempo, ci tengo a dirlo, quindi è un'anticipazione, poi i dati verranno pubblicati. Ora, ma quello che è accaduto in Italia, è accaduto anche altrove? Ebbene, questa è la situazione degli Stati Uniti dall'80 al 2015. Presi dalla ricerca citata prima dal professore, guidata da un economista famosissimo, Piketty, ma non è l'unico, ce ne sono altri, la scuola di Parigi. Hanno misurato come è variato la quota di reddito che è andata al top 1% e come è variata la quota di reddito che è andata
alle classi che si collocano nel 50% più basso. È accaduta una cosa, diciamo, incredibile negli Stati Uniti, mi serve perché poi vedremo che in Europa per fortuna non è proprio così. Cioè l'1% in questo, diciamo, periodo dal 1980 al 2015, quindi che è lo stesso periodo analizzato anche da noi, in quella ricerca che vi ho appena, l'1% ha aumentato la quota di reddito nazionale posseduta in quelle di quelle dimensioni, cioè addirittura, quindi è avvenuto anche l'incrocio, quindi una disuguaglianza impressionante. In Europa, l'Europa occidentale è un po' meglio, il 50% più ricco, che è quella linea superiore, è sceso, ma non abbastanza. L'1% è aumentato, però non abbiamo raggiunto quei livelli degli Stati Uniti. Questi invece a livello mondiale. Medio Oriente, le prime tre che sono a sinistra. Il 50%, il 40% della popolazione, il 10% della popolazione che addirittura possiede il 60% del reddito. Questa è una disuguaglianza impressionante. Europa occidentale, il 10% arriva intorno al 35% del reddito nazionale. Negli Stati Uniti lo stesso 10% ha invece una percentuale di reddito nazionale superiore al 45%. Tanti numeri per dirvi che c'è una disuguaglianza a seconda di come guardiamo le aree geografiche del paese. Peccato che questa non si vede bene, però è uno dei pochi grafici in cui, nella ricerca di Piketty, l'Italia è messa a confronto con la Germania, la Spagna, la Francia e l'Italia. L'Italia è l'ultima linea in fondo e i dati dell'Italia sono disponibili dai primi anni 70. E come scende la disuguaglianza, se scende, e come risale la disuguaglianza. Il progetto è stato quindi lo stesso in tutti questi paesi. Negli anni, nei primi anni 70 le riforme fiscali hanno diminuito le disuguaglianze, dagli anni 80 ai primi anni 80 le disuguaglianze invece riemergono. Questa è una parte molto interessante che voi non leggete, ovviamente io quello che vi posso dire è questo. E naturalmente, secondo questa ricerca, gli squilibri economici nel mondo non sono il risultato della crisi degli ultimi 10 anni. Bisogna prendere in considerazione un periodo più ampio, ed era una cosa detta anche dal professor, almeno gli ultimi 30 anni, cioè dagli anni 80 in poi. Che cosa è accaduto nella società italiana? Ecco, il Censis parla di uno smottamento, un forte, cioè vissuto di deprivazione delle classi, non dei super ricchi, diciamo, quindi delle classi medie, e una perdita relativa di ricchezza nei confronti dell'elite, che accresce l'invidia, il risentimento sociale e alimenta populismo e avventure politiche. Abbiamo sostanzialmente sbagliato a pensare che questo sistema di benessere accelerato potesse non avere mai fine. La ricerca dei Piketty e dei suoi economisti non è l'unica. Ce n'è un'altra che mi sembra Stefano Risso ha fatto girare, la Boston Consulting Group. Ma dice le stesse cose, aumento di ricchezza, di disuguaglianze, quindi per citare altre fonti. E l'OCSE, perché è importante l'OCSE? Perché l'OCSE addirittura dice come dovremmo uscire da questa situazione e affronta anche la situazione dell'Italia e dice, questo è proprio quello che c'è scritto nel rapporto parlando dell'Italia. L'Italia è uno dei paesi industrializzati che hanno un'aliquota unica su investimenti e risparmi privati bassa. Deve prendere in considerazione un certo grado di progressività in nome della crescente disuguaglianza. Ci potrebbe essere lo spazio per una tassa patrimoniale
nei paesi come l'Italia in cui il reddito di capitale, la tassazione sul reddito di capitale è bassa e addirittura è quasi assente la tassa di successione. Cioè l'OCSE, che è un'organizzazione, diciamo, il professore mi correggerà, diciamo, nata dopo il piano Marshall, così so un po' che il piano Marshall, insomma, era il gruppo che era, si è poi trasformato in OCSE, però ad oggi, diciamo, rappresenta un'autorità. Loro, che sicuramente non sono, diciamo, comunisti, progressisti, sono degli studiosi, ma sicuramente pagati da quel mondo lì, ci dicono che ci potrebbe essere lo spazio per una tassa patrimoniale per ripristinare un certo livello di progressività. E nell'altra parte dicono che questo reddito va colpito complessivamente. È una cosa stupida. Però, se voi investite una parte del vostro reddito in titoli di Stato, faccio un esempio, pagate il 12,5%. Quel reddito guadagnato su quei titoli non si va a accumulare agli altri redditi. Non so se mi avete capito. Se uno ha un reddito molto alto, allora che fa? Con un bravo commercialista differenzia i propri investimenti e destina parte del suo reddito a quelli che sono tassati alla fonte in maniera al 12,5%, massimo al 26%, invece di pagare il 40%, 50%, 60% nella tassazione precedente. Ora, i dati sulla disuguaglianza non li do, ma questo è l'indice Gini per l'Italia. L'indice Gini misura la disuguaglianza, conferma quella ricerca di Piketty. Cioè, fino agli anni 80 la disuguaglianza è scesa, la disuguaglianza, quindi siamo stati tutti un po'. Dopo risale. Ecco, noi ci collochiamo in questa situazione. E questo è un grafico veramente interessante che non si legge molto bene, ma cercherò di spiegarvelo. Piketty e i suoi economisti studiano a livello mondiale quali sono i paesi che hanno ridotto le tasse per i ricchi. Guardate quella linea verticale che sta sulla destra? Quella è lo zero. Quelli che si collocano a destra le hanno aumentate per i ricchi. Tutti quelli che si collocano a sinistra le hanno diminuite. E di quanto le hanno diminuite? Se sono più distante dalla linea verticale, le hanno diminuite di più. Mi alzo, mi avvicino solo per spiegarmi. Allora, chi sta qui non le ha né aumentate né diminuite. Chi sta qui le ha aumentate per i ricchi. Chi sta di qua le ha diminuite per i ricchi. Più ci si allontana e più le abbiamo diminuite per i ricchi. L'Italia è qui. Sono circa 26-27%. Molti paesi, Stati Uniti, Gran Bretagna, Portogallo, Norvegia, Giappone, Svezia, ma poi dietro di noi ci sono altri, Finlandia, Australia, Canada, Danimarca, Francia. Al di qua c'è solo la Spagna e la Germania che le hanno leggermente aumentate per i ricchi. Questi dati confermano tutto quello che, diciamo, abbiamo scoperto anche a livello nazionale, diciamo, contribuendo un po' al... Ma le disuguaglianze non aumentano solo perché le riforme fiscali sono inique. Diminuisce, cioè aumenta la disuguaglianza anche perché il capitale privato tende ad aumentare e vi è declino del capitale pubblico, quello che noi chiamiamo come privatizzazione. Ma c'è anche l'offshore, cioè la ricchezza offshore, quella cioè che viene inviata nei paradisi fiscali. E qui torniamo alle due. Allora, qui noi non abbiamo la possibilità di leggere, ma che cosa è accaduto in Italia in quel periodo? E qui molti di voi, insomma, mi possono anche aiutare. Nell'ottobre del 73 c'è stata la prima crisi petrolifera. Nel 74 entra in vigore la riforma fiscale IRPEF di cui vi ho parlato.
Nel 75 entra in vigore una norma che prevede l'intervento della Banca d'Italia sul debito pubblico italiano a tutela. Nel 75 lo stesso entra in vigore la scala mobile. Entrano in vigore le norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza nel 77. E seconda crisi petrolifera, giugno 79. In quegli anni i rapporti tra sindacati e operai, impiegati, cambia. Vi ricordate la marcia dei 40.000 il 14 ottobre del 1980? E nel 1981 c'è il divorzio della Banca d'Italia. Nell'83 entra in vigore la nuova riforma che da 32 aliquote arriva a 9, oggi sono 5, viene tagliata la scala mobile, si autorizza la stipula di derivati nell'85 e potremo continuare. Cioè, quello che noi abbiamo, diciamo, considerato, ecco, questa è una parte, diciamo, più del gruppo audit sulle disuguaglianze, che tutto ciò che era stato conquistato con le riforme fiscali, ma non solo, e cioè tutto ciò che i superricchi avevano perso dopo l'introduzione delle riforme fiscali, lo hanno riconquistato attraverso alcuni passaggi che sono, diciamo, storicamente individuabili e che oggi sono messi in relazione all'aumento del debito. Il divorzio della Banca d'Italia dal Ministero del Tesoro, la riduzione progressiva fiscale, l'abbattimento della scala mobile, l'introduzione definitiva al mercato finanziario di contratti asimmetrici come i derivati. Quindi ciò che è accaduto non è un effetto casuale, è un processo che è accaduto in Italia, ma che ha dei legami forti con il resto del mondo, cioè ciò che è accaduto nel mondo è accaduto anche in Italia. E questo è il modo in cui il sistema debito agisce attraverso le riforme fiscali e provoca disuguaglianza, cioè il sistema si autoalimenta. Ho cercato di sintetizzarlo, ma insomma si possono inserire molti passaggi in più. Diciamo che il sistema della finanziarizzazione, il sistema bancario ombra, diciamo tutto quel mondo che ha anche a che fare con i contratti asimmetrici, tipo i derivati, crea pressione sui bilanci pubblici. Quali bilanci pubblici? Quelli degli stati deboli. Perché il guadagno del sistema finanziario è sullo spread. Noi nel mondo sociale, diciamo, le differenze arricchiscono. Loro applicano questo principio, le differenze, con le differenze si arricchiscono davvero. Ma la pressione sui bilanci pubblici genera un aumento di interessi passivi, aumenta il debito, aumenta la pressione fiscale, perché per pagare questo debito, maggior debito, io devo sostenere una maggiore pressione fiscale. La pressione fiscale può essere equa, ma anche non equa, iniqua. Ed è questa la realtà che è accaduta, che noi possiamo dimostrare in Italia, ma anche in tutto il mondo. Che significa iniqua? Diminuisce la progressività fiscale, no? Le aliquote, diminuisce la possibilità di cumulare i redditi, cioè i redditi non vengono più tassati complessivamente, aumenta questo il patrimonio di pochissimo, questo c'è la disuguaglianza, e sostanzialmente questo sistema si autoalimenta. Come spezzare questo circolo vizioso? Questo è il compito nostro. Il sistema della finanziarizzazione, diciamo, questo processo della finanziarizzazione esiste, noi ci potremmo collocare nella prima parte, cioè impedendo che i bilanci pubblici degli stati deboli vengano aggrediti o fatti oggetto di speculazione, potremmo impedire che i tassi di interesse non aumentino, perché per esempio non esiste una norma che prevede che sui titoli pubblici non ci siano interessi. Chi ce lo vieta? È una scelta. In questo modo impediremo che il debito aumenti e comunque potremo incidere su una cosa concreta, e qui arrivo al dunque e chiudo.
Oggi diciamo, se si parla di debito pubblico, noi veniamo messi all'angolo, o nell'angolo dei tagli o in quello della crescita. Noi vogliamo uscire da questi due angoli, diciamo che i tagli sono insostenibili da un punto di vista sociale, la crescita è insostenibile da un punto di vista ambientale, l'abbiamo visto anche ieri, esistono altre strade per spiegare che cosa c'è dietro il debito. Per esempio, si può pagare questo debito, ma farlo pagare chi finora non l'ha pagato. Perfino l'OCSE parla di una patrimoniale, solo di una patrimoniale per rimettere a posto le cose, poi di una patrimoniale progressiva applicata ogni anno. Ma di questo nessuno parla. E quindi ho finito. A favore di telecamera. Patrimoniale progressiva hai detto. Concludo perché ho finito le slide, ma insomma il ragionamento è un po' questo, cioè in questo momento la ricerca ha dato un esito diciamo inatteso. Noi cercavamo alcune cose, abbiamo trovate altre. Però è questo il dato, diciamo, davvero importante, e lo dico senza farvi vedere neanche la slide, perché è proprio che poi il clou della ricerca che verrà presentato a Roma. L'aiuto ai ricchi ha comportato un aumento del debito pubblico. Se il debito è fatto da entrate e uscite, e io diminuisco le entrate perché favorisco i ricchi, posso calcolare di quanto ha aumentato il debito favorendo i ricchi. La cifra calcolata manualmente e con sistemi diciamo automatici, quindi non c'è l'algoritmo, è fatta proprio perché era una cifra importante, è di circa 300 miliardi. Parliamo del 13% del debito pubblico italiano. Quindi quando diciamo riforme fiscali, queste sono legate alle disuguaglianze, perché una riforma fiscale iniqua crea disuguaglianze, come abbiamo visto. Ma parliamo anche di aumento del debito pubblico. La questione è proprio questa, introdurre nel discorso pubblico, arricchire, cioè il discorso pubblico che in questi giorni, in questi tempi è piuttosto povero, di altri elementi e parlare di riforma fiscale, perché è uno strumento straordinario per riportare non solo equità, ma anche per ridurre il debito pubblico italiano o il debito pubblico degli stati e farlo soprattutto pagare a chi non l'ha pagato finora. Grazie. Spero che anche queste cose, poi questi documenti possano circolare dopo la presentazione. Allora, una piccola comunicazione, giusto al volo, perché siamo già entrati in questi temi. Sul tavolo dei libri a disposizione una pubblicazione della rete europea di ATTAC che abbiamo tradotto dal testo originale che era in francese. Abbiamo fatto una corsa per portare almeno una bozza di stampa qui, per chi lo volesse appunto è a disposizione, quindi qua e là può darsi che saltino fuori degli errori di battitura che ancora dobbiamo ripulire, però ecco, ci tenevamo a portarlo qua in occasione dell'università. Domattina faremo una presentazione di questo lavoro, io e Stefano Risso, per spiegare più nei dettagli di che cosa si tratta. Comunque ecco, è un libro che è un libretto che è stato realizzato dalla rete europea di attacchi in occasione dei 10 anni dal fallimento della Lehman Brothers come uno strumento di conoscenza e di rilancio in prospettiva di una finanza diversa da quella che ha portato alla crisi del 2008. È sul banco dei libri. Si è dato un piccolo contributo, un consiglio, come si dice.
Allora, io sto girando con un foglio dove dovete segnare chi mangia stasera al ristorante, nome e che cosa mangiate, quindi giro, puoi fare un nome. È una scheda tua, una delle tante schede tue, tra l'altro prima è arrivata la Bigos a vedere che cosa facciamo, quindi non c'è proprio, però hanno detto che diciamo cose interessanti, questa è la cosa buona. Altra cosa, i pochi che non hanno ancora pagato, finito il seminario, venite là così io mi libero da sta rottura di scatole e posso, diciamo, muovermi più liberamente. Allora, sul cibo una cosa strana, però ieri sera in un quarto d'ora, 20 minuti, sono riusciti a spiegarmi perché. Ci chiedono se compatibilmente con dei rapporti sociali normali, oltre a aver segnato, vedrete che chiedono anche il nome, tendiamo a sederci negli stessi posti di ieri sera, perché hanno tutto un sistema in cui cercano di ottimizzare. Non sto a spiegarvi perché è una roba complicata, però cerchiamo di ubbidire. Poi non è una roba stranista. Se qualcuno fa nuova amicizia può spostarsi. Il vaccino 4.0, ovviamente. Allora, vieni. Sì. Allora, adesso interviene Roberto Guaglianone, di Attac, giornalista, si occupa molto, poi magari accenni cosa fai sulla questione dei migranti. In teoria una finiamo. Se ci fosse un po' di spazio per qualche domanda, sarebbe gradito. Colto il messaggio, grazie. Buongiorno a tutte e tutti. Quel titolo è fuorviante. Perché quello che mi è stato chiesto da Marco per conto di Attac Italia come argomento di oggi è la migrazione come strumento di disciplinamento della società. In realtà per adesso siamo arrivati all'alimentazione come strumento di disciplinamento della società rispetto ai posti a tavola, ma vediamo se anche riusciamo a dimostrare qualcosina rispetto al tema che è stato proposto. Allora, nasco giornalista, mi presto volentieri e lavoro da 25 anni nell'ambito dell'asilo, delle politiche dell'asilo e delle migrazioni in Italia, per cui non sono antropologo, sociologo, togliete tutta quella parte lì da quella che sarà la disamina che vedrete oggi, sono uno che segue un po' le vicende, essendo di Attac anche, come dire, con un certo taglio e essendo giustamente di Attac, come è stato detto prima, e poi cercando di capire un pochettino come funziona proprio dal punto di vista anche delle politiche specifiche dell'immigrazione e dell'asilo. Non troverete tantissimi riferimenti alla situazione europea e globale, perché per motivi di brevità ci sarebbe da parlarne tanto, ho preferito concentrare il focus su quello che avviene in Italia, anche se poi ovviamente i riflessi in un mondo che è un campo come quello migratorio di tutto quello che succede intorno sono assolutamente inevitabili. Perché vi fuor via quel titolo? Perché all'inizio di una serie di slide che salto splendidamente, sono una dozzina circa, ma che lascio come patrimonio comune e collettivo, perché sono quelle che sostanzialmente danno le definizioni generali, i termini della questione. È vero che stiamo parlando da molto tempo ormai, perché l'agenda politica è praticamente nella quotidianità da molti mesi intrisa del tema delle migrazioni, è vero dall'altra parte che tante volte ci muoviamo dentro questo campo senza avere una conoscenza anche giuridica, chiamiamola tecnica, insomma, del fenomeno rispetto a chi è un profugo, un richiedente asilo, un rifugiato, ma come funziona l'attribuzione degli status, le politiche dell'accoglienza, però, e quindi le politiche delle migrazioni hanno molto a che fare anche con questi aspetti. E allora qui c'è una specie di bignami di quelle che sono sostanzialmente le notizie da sapere rispetto al tema quando, come dire, vogliamo avere proprio un'infarinatura generale. Mi soffermo solo su questa slide, tanto per darvi l'idea, mi collego a quanto detto prima sulla questione, ci concentriamo solo sull'Italia, perché come molti di voi certamente sanno, la gran parte delle migrazioni, dei movimenti umani su scala planetaria non avvengono qua, avvengono nella parte che chiamiamo sud del pianeta. E dentro questa slide qui
ho cercato di usare caratteri molto grandi, c'è proprio la dimostrazione del fatto che noi siamo veramente una goccia nel mare magnum delle migrazioni globali. Questo ci dovrebbe aiutare anche un pochettino a capire a maggior ragione le cose che verranno dette dopo a proposito di come questa piccola goccia di movimenti umani che arrivano a interessare il nostro paese abbia invece, in particolare negli ultimi anni, ma non solo negli ultimissimi, come cercheremo di dimostrare, avuto il potere di condizionare, di disciplinare in qualche modo la nostra società. Allora, iniziamo da qui e finiremo qui. Quando mi sono imbattuto in questa slide ho deciso che era subito quella da mettere all'inizio e alla fine di questa esposizione, perché è vero, non abbiamo un problema di immigrazione, abbiamo un problema di capitalismo. E allora, cercando di ricollegarmi anche ai discorsi che sono stati finora fatti e che verranno fatti nei prossimi interventi, mi ricollego per cercare di spiegare questa forma di disciplinamento sociale attraverso l'immigrazione a quanto scrive Naomi Klein rispetto perlomeno alla teoria dello shock, che lei ovviamente, come dire, applica in maniera importante rispetto a quelli che sono i percorsi di tipo soprattutto economico, ma che sostanzialmente, se cominciamo a leggere le sue parole, possiamo vedere che può forse avere, spero di non dire cose eccessivamente eretiche, un'applicazione molto stretta anche rispetto al campo, per esempio, della migrazione. Allora, leggo: Friedman ha capito che, così come i prigionieri sono ammorbiditi a causa dello shock della loro cattura per l'interrogatorio, lo shock dei disastri potrebbe servire per ammorbidire la gente fino ad accettare la sua massiccia radicale crociata per il libero mercato. Ha informato i politici, il soggetto è sempre Milton Friedman, che immediatamente dopo una crisi loro dovrebbero spingere attraverso una serie di azioni dolorose, intese come polizze contro la capacità di riacquistare lucidità, fiducia in se stessi da parte della gente. E allora l'idea è quella che la crisi economico-finanziaria cosiddetta sia servita appunto al disciplinamento sociale. Abbiamo parlato fino adesso delle popolazioni, parlo in particolare dell'Europa per la parte europea che ne è stata, penso alle politiche di austerità, penso alle politiche che sono poi gli strumenti del mantenimento di questa crisi, che sono appunto la trappola del debito ed altre, e che sono le vere e proprie, lo dicevamo prima, polizze contro la capacità di riacquistare lucidità dei cittadini. Credo che le slide che abbiamo appena finito di vedere prodotte da Cadetem siano un bello strumento che avremo l'opportunità di far circolare allo scopo proprio di aiutarci tutti insieme a riacquistare questa lucidità. Allora, dai Lehman Brothers, scusate, ai Salvini Brothers, nel senso che forse lo vedete poco, ma quello di lato è Minniti, e quello al centro, sempre più grande, non parte nessun video, non preoccupatevi, è solo uno screenshot, ai Salvini Brothers. Allora, che chiamiamo così per semplificare, in realtà ovviamente un percorso, come vedremo, molto più ampio e lungo, però io sostengo che in un modo molto simile a quello che abbiamo visto anche rispetto all'economia, la presunta crisi dell'immigrazione attraversata dall'Europa e che ebbe il suo picco nel 2015, rotta balcanica e tutto quello che sappiamo, ha indotto molti governi a spingere attraverso una serie di azioni dolorose, sto ancora citando Klein che cita Friedman, restrizione di diritti internazionalmente sanciti e l'introduzione della retorica della sicurezza e del decoro urbano. Non scinderò mai la parte che riguarda i migranti dalla parte che riguarda le fasce più povere ed emarginate della situazione. Storicamente i provvedimenti, lo vedremo, sono assolutamente collegati. E non c'è bisogno di citare la famosa frase attribuita a Brecht: vennero prima. Una
lunga storia, però, quella dell'utilizzo politico della presunta emergenza immigrazione. Mi spiego. Come si fa ad arrivare a, appunto, a creare uno shock importante nella popolazione rispetto a quella che potrebbe essere una presunta invasione di persone da altri paesi nel nostro, e quindi creare il terreno per una serie di azioni dolorose dal punto di vista del sacrificio dei diritti di molte persone. Beh, un meccanismo interessante che anche in Italia si è verificato è stato quello di collocare il tema delle migrazioni sostanzialmente dal suo inizio massiccio o minimamente significativo anche dal punto di vista quantitativo nella casella dell'emergenza. Questo, badate bene, non è stato fatto esclusivamente o prioritariamente, soprattutto all'inizio, dal mondo mediatico, che oggi invece è una cassa di risonanza estremamente rilevante per questi contenuti. È stato fatto dalle istituzioni nello stesso anno, come dire, viene utilizzato dalle istituzioni intanto per la prima volta nello stesso primo anno della crisi economica, cioè nel 2008, lo vedremo dopo, ma in realtà ha radici ancora più lontane, perché i finanziamenti per andare a pagare i servizi delle politiche per le migrazioni in questo paese vengono reperiti non attraverso la legge che pure esisteva, non solo attraverso la legge che pure esisteva, la famigerata Turco-Napolitano del 1998, il testo unico delle leggi sull'immigrazione, ma anche e soprattutto attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza a causa delle migrazioni. Cioè in Italia dal 2000 esiste un sistema pubblico di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo e rifugiati, che ai tempi si chiamava Programma Nazionale Asilo quando nacque nel 2001, e dal 2005 si chiama Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, SPRAR, avete forse sentito ripetere spesso l'acronimo. Bene, questo sistema fino a poco tempo fa è stato finanziato non solo e non tanto ricorrendo ai fondi che pure in parte la legge prevede, che quindi ogni legge già finanziaria ora di stabilità come spesa ordinaria dello Stato, ma anche grazie all'emergenza. Quindi l'emergenza è proprio strutturale al percorso della gestione dell'immigrazione in questo paese, e lo è, come dire, nelle intenzioni di chi governa. E c'erano 10.000 arrivi di richiedenti asilo all'anno in quell'anno, il 2000. Tra l'altro c'erano ancora, non ci sono più, dal 2002, anno di introduzione della legge 189, la Bossi-Fini, gli ingressi regolari per lavoro, che quest'ultima legge ha reso sostanzialmente impraticabili, se non in piccolissima quantità, e per periodi stagionali molto delimitati o per quote infinitesime di popolazione straniera. Ma torniamo al tema. Allora, si parla di questi 10 anni. E allora partiamo da questo 2008. Nel 2008, dal 2008 in particolare al 2015, senza arrivare ai giorni odierni, ne parleremo dopo, come dire, ho voluto tracciarvi così una sorta di parallelo andando a recuperare quelli che potevano essere stati gli effetti immediati della cosiddetta crisi Lehman Brothers negli Stati Uniti d'America, andando a recuperare immagini di tendopoli disfrattati a Los Angeles, e poi all'acme di quella che è stata definita la crisi migratoria europea nel 2015, le tendopoli dei rifugiati che percorrevano la rotta balcanica, giusto per evocare qualche similitudine. Ma veniamo, non bastavano gli spari, ci voleva anche l'aeroplano, va bene. Nel 2008, tornando proprio al panorama strettamente italiano, inizia una serie di crisi, più o meno piccole, più o meno grandi, una serie di emergenze migratorie. Perché? Lo abbiamo detto prima, nel 2000 l'arrivo di persone in Italia, quantitativamente parlando, si attestava sulle 10.000 persone all'anno. E così la cosa va
per 6-7 anni. Per una serie di congiunture geopolitiche che interessano l'area euro-mediterranea in particolare, ma non solo, nel 2008 abbiamo un picco improvviso in quell'anno lì, assolutamente peraltro prevedibile proprio per la lettura che si poteva dare a quello che ci stava succedendo intorno, e si arriva sostanzialmente a oltre 36.000 richieste di asilo in un anno rispetto alle 10.000 che fino a quel momento c'erano in qualche modo state. Come si gestisce da parte delle nostre istituzioni questo tipo di situazione? Allora, innanzitutto viene chiamata già emergenza immigrazione. I posti del sistema di accoglienza ordinario sono insufficienti per 10.000 domande d'asilo l'anno. Definisco in questa slide lo SPRA pubblico perché fa capo sostanzialmente all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, e ogni singolo progetto di accoglienza integrata, troverete nelle slide pregresse tutte le definizioni, viene messo in atto direttamente dai comuni. È pubblico, il comune può affidare la gestione ad un soggetto privato, ma lo controlla molto strettamente. Perché? Perché esiste un sistema rendicontativo, ci ho lavorato dentro per 15 anni, che, come dire, ti va a verificare la spesa al centesimo di euro. Cioè, se non giustifichi la minima spesa, incorre in sanzioni fino alla, come dire, esclusione del comune e degli enti che, di cui si è eventualmente avvalso dal sistema stesso. Per questo lo chiamo anche virtuoso. Virtuoso anche socialmente, perché essendo in capo ai comuni permette un, come dire, percorso di inserimento sociale, o almeno, come dire, se ci sono una serie di condizioni, permette un buon percorso di inserimento sociale nelle comunità locali da parte delle persone che vengono accolte, in numeri tra l'altro molto compatibili con, in qualche modo, come dire, la non presenza di grandi ghetti di persone migranti nei territori. Invece cosa succede nel 2008? Succede che intanto tra il 2000 e il 2008 non si è lavorato per una sufficiente espansione del sistema, potendo prevedere che l'aggravarsi della situazione geopolitica circostante potesse in qualche modo far presagire che negli anni a venire ci sarebbe stato comunque bisogno di più posti, anche perché già erano molti i richiedenti immigrati esclusi dal sistema in quegli anni precedenti. Qui addirittura è un proliferare lungo tutta la primavera di quell'anno di insediamenti di fortuna da parte delle persone sbarcate nel nostro paese, soprattutto nel sud Italia, dove appunto, che è la zona più vicina al punto di sbarco, dove per tutta la primavera fino all'inizio dell'estate si creano tendopoli, insediamenti informali, e al che si decide per l'appunto che questa è un'emergenza e si decide di intervenire creando dei centri di accoglienza in qualche modo straordinari, che vengono addirittura attribuiti senza gara d'appalto, tant'è che l'allora dirigente del Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione del Ministero dell'Interno, che questo sovrintende, cioè il prefetto Morcone, sarà poi candidato sindaco di Napoli per il PD nella prima tornata in cui De Magistris venne sindaco, fu indagato, poi tutto fu archiviato, ma fu indagato per il semplice fatto che tutto veniva attribuito senza alcun tipo di procedura di evidenza pubblica. E quindi si crea questo sistema. Poi la situazione ritorna ai dati, vedremo poi un piccolo grafico che ce lo dimostra, precedenti, 2009-2010, si ritorna ad un flusso, come dire, più basso di persone. Ovviamente, passata l'emergenza, non è che in qualche modo si apportano dei correttivi al sistema SPRAR, quello virtuoso, esistente. Sì, si passa fino a 3.000 posti di accoglienza, voi potete immaginare rispetto ai numeri che abbiamo in atto. E poi nel 2011 che cosa c'è? C'è prima la rivoluzione in Tunisia e poi c'è l'attacco alla Libia, che crea una destabilizzazione molto importante, tra l'altro come effetto anche combinato, e soprattutto dei flussi molto importanti di giovani tunisini verso le coste italiane, normalmente diretti verso la Francia, con l'obbligo di fermarsi in Italia per quella cosa che ormai avrete imparato a conoscere, il regolamento Dublino, che impone
di fare domanda d'asilo, di aspettare la risposta dal paese di primo approdo, quindi pena la perdita di questo tipo di possibilità di affermare il proprio diritto di protezione, e quindi abbiamo questo flusso di giovani tunisini. In più, la destabilizzazione totale della Libia fa sì che ci sia, lo ricorderete perfettamente, una, come dire, grosso flusso di persone, non certo cittadini libici, che erano una minoranza davvero esigua, ma cittadini di paesi dell'Africa subsahariana in particolare, o asiatici, che si trovavano a lavorare in Libia più o meno formalmente, più o meno informalmente in quel periodo, che in una situazione dove il gendarme di turno che l'Europa aveva da quelle parti, cioè Muammar Gheddafi, era caduto, e quindi c'era una sorta di liberalizzazione del lavoro dei passeur alle frontiere. Per cui arriva questo flusso importante che riporta molto in alto il numero degli sbarchi e conseguentemente delle richieste d'asilo. Ci saranno più di 50.000 sbarchi e 37.350 domande d'asilo, sostanzialmente lo stesso numero del 2008, ma per l'accoglienza dei richiedenti asilo si ritorna alla politica dei centri straordinari, stavolta con gare d'appalto, ma con scarsissimi controlli sulla gestione successiva. In due parole, in tutti questi anni che hanno preceduto quello che adesso vedremo essere il picco più importante di presenze di cittadini stranieri sul nostro territorio in cerca di protezione, e cioè il triennio 2014-2016 in buona sostanza, per tutti questi anni l'Italia avrebbe avuto l'opportunità di darsi una politica di ricezione, accoglienza, peraltro obbligate da una direttiva europea, affinché sei richiedente asilo il paese di accoglienza è obbligato a metterti nelle condizioni di poter usufruire di condizioni di vita dignitose fino a che la tua procedura di asilo non si sia completata, finché le autorità di quel paese non ti abbiano dato una risposta definitiva alla tua istanza di protezione. In tutti questi anni si sarebbe potuto lavorare investendo per esempio le risorse investite in ogni emergenza per creare centri che poi sparivano nel nulla, per costruire un sistema di accoglienza pubblico in mano ai comuni, decentrato, niente megacentri, niente grossi ghetti, obbligatorio possibilmente, cioè i comuni pro quota, lo aveva fatto, scusate, Andreotti nel 91 quando arrivarono i cittadini albanesi e si decise che c'era una distribuzione sul territorio di una persona ogni 2.000 abitanti. Quei numeri sarebbero un po' più alti, ma sicuramente si sarebbe potuto optare, c'era già il precedente, non si è fatto. Non si sono fatti quindi degli adeguamenti anche di sistema tali per cui si sarebbe potuto avere, anche in caso di un afflusso massiccio, che avrebbe certo richiesto una gestione straordinaria, ma un sistema cosiddetto a fisarmonica, tale per cui ho ampio il numero di posti a seconda di quella che può essere la necessità. Perché le migrazioni, in particolare le migrazioni per asilo, quindi con ricerca di protezione in un altro Stato da parte dei cittadini di Stati terzi, hanno una caratteristica fondamentale. Non sono totalmente prevedibili. Ripeto, se decidi di bombardare la Libia, sì. Ma se ci sono delle cause anche di tipo naturale, o insomma antropico-naturale, che provocano delle grosse fughe, se ci sono situazioni in cui comunque alcuni fattori non sempre molto prevedibili in anticipo possono causare un grosso flusso di persone, tu puoi avere la capacità anche di assorbimento, come dire, in termini di rispetto dei diritti di queste persone, in termini di armoniosa vita comunitaria. Invece cosa succede? Arriviamo al 2015, in cui la guerra siriana fa implodere non solo quello italiano, ma il sistema di accoglienza europeo. Ripeto, non ho fatto riferimento all'Europa, se no dobbiamo parlarne troppo e c'è poco tempo, ma non è che siccome l'Italia non si è adeguata invece nel resto d'Europa,
hanno fatto di tutto per permettere l'integrazione perfetta dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Sì, ci sono alcuni paesi che si sono distinti per politiche, penso alla Scandinavia in particolare, che andavano in questo tipo di direzione, però, come dire, il panorama è comunque, diciamo così, di collasso. Quando dico queste cose, ricordatevi sempre che stiamo parlando di una percentuale infinitesimale di persone rispetto a tutte quelle che si stanno muovendo nel mondo. E che il Libano accoglie, tanto per farvi un esempio, al suo interno, cioè un terzo della popolazione libanese attuale è costituita da quelli che in Italia chiameremmo richiedenti asilo e rifugiati. Tanto per essere chiari, qui stiamo parlando veramente di uno 0,5%. Lo so che è antipatico ragionare sulle quantità, però siccome sulle quantità poi si basa la retorica dell'emergenza e si basa anche la retorica, come dire, conseguente, securitaria, questi aspetti vanno tenuti in considerazione a mio avviso. Allora, i flussi sono in arrivo dall'est Europa, la rotta balcanica, e poi dall'est e dal centro del Mediterraneo, siriani in fuga che partono dall'Egitto, che partono dalla Libia. La situazione emergenziale, ci ritorniamo dopo velocemente, che viene presentata giustifica alcuni provvedimenti. A livello europeo, evidentemente, gli accordi con la Turchia. Gli accordi con la Turchia sono illegali, sono né più né meno che quello che si faceva con Gheddafi prima dalla Libia, e che si tenta di fare tuttora con chi? Boh, in Libia, o in Niger, e lo si estende alla Turchia, 6 miliardi di euro in cambio del trattenimento su quel territorio delle persone in arrivo. Scusa, quando dici illegali ti riferisci a questo? Illegali dal punto di vista proprio della normativa internazionale, infatti sono in corso alcune, come dire, azioni legali nei confronti che vorrebbero l'annullamento di quegli accordi anche su un fronte strettamente giuridico, al di là dell'indecenza dal punto di vista umano, no? Del contenuto di questi accordi. Allora, nel 2015 la cosiddetta crisi migratoria fa sì che per un triennio gli ingressi in Italia superino quota 150.000. Le domande d'asilo fino al 2016 sono comunque molte meno, questo vuol dire che le persone transitano. Cioè l'Italia è un paese che continua a essere, Dublino sì, Dublino no, un paese di transito. Il sistema ordinario SPRAR in quel momento conta nemmeno 15.000 posti. Ancora oggi, nel 2018, dove pure per via del fatto che c'era stato questo flusso importante e si è detto che si doveva ampliare, non supera i 30.000. Voi guardate quali sono stati i numeri di quel triennio ogni anno. E allora, ahè, ennesimo sistema straordinario. Si fece nel 2008 perché c'era la prima emergenza, si fece con l'emergenza cosiddetta Nord Africa nel 2011, i centri di accoglienza straordinaria, stavolta li hanno chiamati così con questo nome nella legge, vengono creati. Peccato che la legge, che esce nello stesso anno, che ha degli aspetti estremamente interessanti, dica il decreto legislativo 142/2015, che è la legge e la normativa sull'asilo che oggi abbiamo vigente in questo paese, che si sta cercando di smantellare da parte del governo attuale, si crea un sistema di centri di accoglienza straordinaria che arriva a essere capiente fino a 170.000 posti. Allora, lo SPRAR ha 30.000 posti e il sistema straordinario, che la legge stessa definisce straordinario e temporaneo, stabilisce la presenza di questi centri. E quali sono? Sono i centri in mano alle prefetture. Sono centri che sì, sono in mano pubblica, diciamo, perché, ma i prefetti sono sostanzialmente dei passatori di denaro pubblico nelle mani dei gestori, per carità, individuati con evidenza pubblica, ma senza neanche troppi fronzoli dal punto di vista del controllo. E nell'accesso ci sono state gare fatte senza la richiesta della antimafia e denunciate, quindi fatte poi ritirare a Milano,
2016. Ci sono controlli assolutamente insufficienti perché non tutte le prefetture hanno nemmeno un assistente sociale che possa andare a verificare la gestione al di là del lato amministrativo, ma soprattutto, questo è importante che lo sappiamo, lo vedremo dopo il perché, mentre nel sistema SPRAR ogni centesimo che esce va rendicontato con una pezza giustificativa, qui succede che io, che gestisco il centro d'accoglienza straordinaria, prendo le firme dei presenti tutti i giorni, di fianco al loro nome scritto sulla macchina, a computer, mando quotidianamente questo elenco alla prefettura e la prefettura mi paga come gestore forfettariamente 32, 33, 34, 35 euro pro die, pro capite. Ho 20 ospiti che firmano, per quel giorno la prefettura mi darà 700 euro. Poi sta alla prefettura a controllare se i termini del capitolato, e cioè devo come dire, garantire il diritto all'alloggio dignitoso, mettere in condizione le persone di imparare la lingua, una serie di attività peraltro ancora un po' poco rivolte alla fase di integrazione, perché si tratta di una prima accoglienza. Ebbene, come dire, tutto questo è fuori controllo, cioè se non c'è un sistema fortissimo di controlli, io posso mettere lì i 20 ospiti a 35 euro ciascuno. E infatti la situazione che abbiamo in Italia in gran parte, perché ci sono comunque anche gestioni oculate da parte di chi già gestisce gli SPRAR e quindi gestisce anche centri di accoglienza straordinaria secondo criteri volti all'integrazione delle persone, ma siamo in una minoranza di situazioni, ebbene ci sono un sacco di persone che terminano un periodo di accoglienza anche lungo, perché dura più di un anno, e non hanno ancora nemmeno una padronanza elementare della lingua italiana, tanto per dare l'idea del tipo di servizi che vengono portati. Vado verso le conclusioni. Ricapitolando, nessuno dei tre flussi straordinari era imprevedibile data la situazione geopolitica. Nessuna politica migratoria, anche europea, è stata attuata dai governi che si sono succeduti tra il 2008 e il 2015, e si potrebbe ampliare il discorso. L'Italia, o meglio, oggi la politica migratoria finalmente, tra virgolette, è chiara. Purtroppo chiara dalla parte sbagliata, no? L'Italia, più in generale gran parte dell'Europa, si è fatta trovare, a mio giudizio, incredibilmente impreparata a gestire flussi che sono strutturali. Questo è sostanzialmente il grafico che vi dicevo. Le emergenze sono evidenti, il 2008 la prima, il 2011 e poi il triennio 2014-2016. Ed ecco le politiche shock per ridurre i flussi migratori. Allora, ho preso quelle degli ultimi anni, sarebbe un continuum, ma fermiamoci a queste. Allora, ricorderete purtroppo le stragi al largo di Lampedusa dell'ottobre 2013. Venne istituita l'operazione Mare Nostrum con le navi militari italiane impiegate per il salvataggio delle persone. Questa operazione viene chiusa il 31 ottobre 2014. Il governo è Renzi, il ministro dell'interno è Alfano. Già ad aprile 2015 Stefano Liberti, in un articolo su Internazionale, evidenziava un aumento esponenziale delle persone decedute in mare nel tentativo di migrare dopo la chiusura di questa operazione. Seconda, accordi bilaterali Italia-Libia. Fine gennaio 2017, governo Gentiloni, ministro Minniti. 10 mesi dopo l'UNHCR li definirà disumani per le condizioni di permanenza che tutti sappiamo dei rifugiati in Libia. Terza politica shock, il pacchetto Minniti, decretazione d'urgenza del 2017, governo Gentiloni, ministro Minniti, su vari aspetti, guarda caso il decoro urbano. E dentro questo pacchetto viene in particolare ridotto un grado di giudizio, cioè l'appello, di quei richiedenti asilo che non si sono visti immediatamente riconoscere il titolo e la protezione e che invece ne usufruiscono molto in appello, perché riescono a portare più argomenti alle nostre autorità per convincerli di esserne meritevoli. Viene anche introdotto un protocollo obbligatorio per le ONG
che dopo la chiusura di Mare Nostrum si sono dedicate, in assenza delle istituzioni pubbliche, ma in coordinamento con le guardie costiere statali ovviamente, al salvataggio in mare delle persone. Quarto provvedimento, missione militare in Niger. Allora, perché i flussi non arrivino da dove partono? Ancora una volta Minniti, governo Gentiloni, accordo, gennaio-settembre 2017, c'è un errore nella mia slide, c'è scritto 2018, allora, no, gennaio, no, quest'anno, infatti si sta concludendo. E in buona sostanza la missione militare in Niger doveva servire, adesso non se ne sa granché, a questo scopo. Vengono inviati i nostri militari, anche questa è una mossa shock, anche perché viola qualche principio, probabilmente addirittura costituzionale. Ed ecco poi le più attuali delle mosse, quella diciamo del nuovo ministro dell'interno. La politica degli sbarchi zero, devo fare in fretta, Aquarius, nave 18, ci siamo detti tutto. E poi la bozza del decreto Salvini, che è in fase di emanazione proprio in questi giorni, che prevede l'abolizione di una delle protezioni, che è quella umanitaria, correggerò la slide, ho scritto sussidiaria, perché non è prevista dall'ordinamento legislativo europeo, ma riguarda il 20%, mediamente 25%, di tutti i richiedenti asilo. Cioè questi riescono ad avere una risposta positiva perché ottengono una protezione che non li vede come i titolari di un, come dire, asilo politico pieno, perché rispondono alla definizione perfetta di rifugiato della Convenzione di Ginevra del 51, ma si riconosce che se li rimandiamo nel loro paese rischiano la vita. Stringo molto nei contenuti, sono poco giurista in questo. Ecco, questa cosa viene nella bozza fortemente ridotta, per non dire eliminata. E quindi tante risposte negative: se le persone non tornano in più, se le persone non tornano nel loro paese, tanti cosiddetti clandestini in più quest'anno nei nostri territori. L'attuale governo comunque conferma di voler agire insieme al governo libico, e le abbiamo viste le immagini di qualche mese fa, abbiamo anche visto le immagini di cosa sta succedendo oggi in Libia. Contemporaneamente il ministro inasprisce le misure di decoro urbano, e vedete che c'è sempre inevitabilmente questo collegamento. Alcune apparenti contraddizioni e siamo veramente alla conclusione. Oltre alle palesi violazioni dei diritti umani sancite sia da convenzioni che da consuetudini, si pensa al diritto del mare o sui salvataggi, l'operato shock, in particolare negli ultimi anni dei ministri Minniti e Salvini, porta con sé diverse contraddizioni. Allora, la legge Bossi-Fini non è mai stata rottamata, come qualcuno aveva affermato, e questa cosa vuol dire impossibilità di ingresso di persone straniere per lavoro regolare in Italia. La protezione umanitaria che è stata ad essere abrogata creerà, come detto, un importante incremento di persone irregolari sul territorio. La Bossi-Fini tuttora esistente già lo fa, o lo ha fatto in tutti questi anni, per un motivo molto semplice, perché se perdi il lavoro perdi il permesso di soggiorno, se non trovi un lavoro entro i 6 mesi. E questa cosa ha aumentato il numero di irregolari nel nostro territorio. La stessa cosa è destinata a fare l'abrogazione della protezione umanitaria, è una fabbrica di irregolari, a getto continuo. Ma c'è di più, perché Salvini e il governo di cui fa parte hanno già messo in atto una politica che tende a non rifinanziare il sistema di accoglienza ordinario, SPRAR, cioè quello che la legge definisce come ordinario, che è quello virtuoso, comunale, che con tutte le sue pecche però è controllabile e soprattutto garantisce, come dire, politiche armoniose di inserimento sociale di chi giunge in questo paese in cerca di migliore fortuna. Allora, c'è da chiedersi come mai invece il ministro dell'Interno, che con i prefetti ha un canale molto privilegiato e preferenziale, al punto da farsi ospitare in una sede per un incontro non istituzionale, come è successo a Milano qualche settimana fa, non voglia
andare a colpire esattamente le sacche dove anche il business, anche i pezzi, che poi non è sempre solo per forza mafia capitale, ma c'è anche tanto micro business fatto sulla pelle di queste persone. L'estrazione di valore dalla vita dei migranti avviene in diverse situazioni dei centri di accoglienza straordinaria. E allora perché non colpire in termini di controlli maggiori, in termini di applicazione di una circolare del dicembre 2016 del Ministero dell'Interno stesso, che dice che bisogna trasformare gradualmente i centri di accoglienza straordinaria in servizi SPRA per creare un sistema stabile? Ci sono tutti gli strumenti per poterlo fare, ma si colpisce dove invece c'è possibilità concreta che l'integrazione avvenga. E allora chiudo davvero con questo, perché da attivista locale di attacco mi sembra essere un piccolo suggerimento basato anche su un'esperienza che portiamo avanti sul territorio per cercare di, come dire, convincere le persone che sono nei nostri territori a recuperare un po' di lucidità che le politiche shock anche sul versante migratorio ci stanno togliendo, con gli effetti che vediamo nelle manifestazioni più violente tanto quanto nell'estrema indifferenza che ci circonda sui territori. E quindi la formazione, quindi proporre nei territori appuntamenti di approfondimento su questi temi specifici. Noi abbiamo fatto una piccola cosa che si chiama Università delle Migrazioni sul nostro territorio, di cui, se volete, parleremo, ma non ora, e di cui avete visto qualche traccia sui granelli di sabbia dell'ultimo annetto, perché nella rubrica Migrazioni abbiamo ripreso sostanzialmente i contenuti dei relatori che abbiamo avuto a questi appuntamenti. Ma siccome la nostra formazione è orientata all'azione, cito il nostro Rafael, che recentemente, proprio dentro quella rubrica, o quantomeno in un suo intervento che abbiamo pubblicato, dice: stop al business dell'accoglienza, e se non fosse soltanto uno slogan. E forse possiamo ripartire anche da quello che dicevamo a proposito delle ultime mosse del ministro Salvini per spiegare alle persone sui territori che quello che sta avvenendo non è altro che il tentativo di rendere infinita questa produzione di irregolarità sul territorio, che poi vuol dire, ribadisco, estrazione di valore diretta dalla vita di queste persone. Davvero la chiudo qui, perché mi spiace di essere stato magari un po' lungo, spero di avere minimamente soddisfatto le vostre aspettative. Concludo da dove abbiamo iniziato, perché è così. Domande e risposte veloci che si possono fare, ovviamente ai tre relatori, quindi se appunto se uno è sintetico in una domanda e sintetico nella risposta, magari. Se no, scusami, i soldati che vengono mandati, dicevi prima, Nigeria, eccetera. Militari e addestratori e intelligence. Militari, addestratori. Sono militari, addestratori e personale di intelligence. Sono stati mandati lì e tra l'altro c'è un'intervista uscita su Panorama non più tardi di giugno scorso, in cui Salvini sostanzialmente fa capire che si andrà avanti. Di questa missione al momento non si sa nulla, nel senso che si sta concludendo, ma tra l'altro è stata decisa col governo impegnato in faccende di tipo ordinario, teoricamente, perché erano già state chiuse le camere. E è ancora avvolta abbastanza nel mistero, ci saranno interrogazioni parlamentari, e bisognerà capire, formalmente va a chiudersi, cioè sì, è in chiusura, ma si deve capire come proseguirà. Però non è casuale che Salvini abbia già messo le mani avanti per farla continuare. Quando c'era Rafael Correa si erano ottenute delle vittorie, cioè sul diritto internazionale, e si erano ottenute delle vittorie sul debito illegittimo soprattutto.
Però abbiamo visto che è passata sta cosa in quei paesi. Viene eletto uno di destra, Moreno di destra, c'era in Argentina la Kirchner e viene eletto Macri. Cioè, chi detesta? Cioè, com'è possibile? C'è Nicaragua, c'è Ortega, contestato apertamente, no? Come si genera questa situazione? Come si fa a passare in poco tempo, perché cioè, non è che ci sia tanto da quello che ha fatto bene in Corea, quello che faceva bene la Kirchner, a una risposta, cioè a un ritorno, perché sono state le elezioni, dalla destra al governo. E se mi può rispondere lei, che ho visto che lei conosce molto bene gli economisti, lo sa questo? No, beh, allora, generale, sì. Ed è che c'è un ordine internazionale, cioè c'è un articolo appunto di Polanyi del 1945, anzi dell'inizio del 1945, che è intitolato Capitalismo universale o pianificazione regionale, punto interrogativo, e che già prevede diciamo il dominio americano nel mondo, cioè il fatto che gli Stati Uniti, oltre all'America Latina, considereranno cortile di casa tutto il mondo, e che a questo fine saranno i protagonisti della diffusione di una nuova ideologia favorevole al capitalismo e al liberalismo. E in effetti questo paese, che per tanti versi c'ha delle cose molto belle, dei grandi personaggi e dei bellissimi film che fanno, e la musica e tutto il resto, però praticamente è un paese che, proclamandosi il difensore della democrazia, in realtà ha tentato di far fuori tutti i tentativi di sviluppo democratico nel mondo, armando una diciamo, spendendo il 4%, che è una cifra enorme del loro bilancio per le armi e per la guerra. Qui vicino c'è il Camp Derby, no? E il porto di Livorno, che sono il più grande centro di smistamento per tutte le guerre che stanno facendo in Africa, nel Medio Oriente, eccetera, eccetera. Enorme, no? Ecco, e loro hanno, e diciamo che praticamente hanno sempre favorito quelli che chiamavano, è un figlio di puttana, ma il nostro figlio di puttana, cioè tutti quanti i regimi fascistoidi gli vanno bene, però loro sono i difensori della democrazia nel mondo. Democrazia loro, hanno destabilizzato 40 paesi. Esattamente. Le armi usano anche di carico economico. Sì. Cioè, è diventata una nuova arma questa. Cioè, Venezuela lo spiega. Anzi, certo. E poi la propaganda. Se cominciamo a morire di fame, allora si rivela contro quelli che sono detti. Sì, sì, sì. Sì, sì, hanno portato. Una cosa prima di andare. Sì, la mia è una domanda per Antonio, è più che una domanda, una sola, sappilo. Hai citato ampiamente Piketty, e Piketty nel suo studio, quando parla dei dati, fa un lavoro che secondo me è molto interessante, in cui analizza spesso il reddito da lavoro e il reddito da capitale. Tu l'hai accennato quando, nella vostra analisi, dicendo che una parte delle tassazioni basse è dovuta al fatto che in Italia le rendite finanziarie sono tassate in maniera più bassa. Avete in programma nei prossimi 6 mesi di lavoro, o aggiungendone altri 8, di riuscire a fare un'analisi molto puntuale anche su questo, che riesca proprio a far vedere, a far saltare fuori la cosa? Cioè, ti sta dicendo, perché non fate? No, vabbè, quello che avete visto è il 10% della ricerca. Il restante 90% affronta questo tema di cui parli tu. E il 7% dei, cioè i patrimoni, la tassazione sui patrimoni contribuisce al gettito complessivo solo per il 7%. L'80% della tassazione su pensioni e lavoro dipendente contribuisce al gettito. Quindi noi siamo un paese che colpisce i redditi da lavoro o le pensioni e il consumo. Chi consuma tutto paga, contribuisce al debito pubblico in una maniera impressionante. Se pensate che l'aliquota IVA
potrebbe essere, secondo la comunità europea, anche del 15%, e noi abbiamo quella ordinaria, noi ce l'abbiamo al 22%. Se una persona consuma tutto il suo reddito, per quanto basso, ha già pagato, senza considerare l'IRPEF, il 22%. Se ci fosse stato il 15%, avrebbe risparmiato il 7% del suo reddito. Ovviamente, se lo riportate a chi ha grossi redditi e non consuma tutto, il risparmio è notevolissimo. Quindi quando parliamo di... cioè, le cose che vi ho detto, diciamo, hanno alcuni obiettivi. Smontare, prima di tutto, riforme fiscali che vanno nella direzione di una regressività invece di una progressività, e quindi l'apoteosi è la flat tax. C'è già, diciamo, una flat tax per i ricchi, quella che vi ho mostrato, ma quella che vuole, che vorrebbe introdurre Salvini è diciamo anticostituzionale, totalmente anticostituzionale, quindi si potrebbero fare dei ricorsi, però ahimè non so quanto è efficace. Ma la seconda diciamo obiezione che, alla quale la ricerca può rispondere è questa: ma se usciamo dall'Europa? Beh, tutte le cose, quasi tutte le cose che vi ho detto io oggi sono iniziate negli anni Ottanta. Sono processi trentennali, globali, dentro i quali ovviamente si sono innestate riforme come quella, diciamo, della comunità europea, cioè l'ingresso nella comunità europea, le storture delle strutture europee hanno sicuramente non aiutato, ma non possiamo dire che uscendo dall'Europa noi risolviamo questi problemi. La risposta è in questo da giornata e mezza, diciamo, di università è emersa più volte. Il discorso è molto più semplice, cioè la riforma fiscale o qualunque tipo di riforma aiuta sempre i ricchi o i super ricchi. Se non riusciamo a capire questo, cioè che ogni riforma che non viene dal basso, che non viene, diciamo, impostata per come la immaginiamo noi, cioè studiata all'inizio, ma viene solo proclamata e poi attuata come necessaria, per richiesta il più delle volte, favorisce una classe. Quindi molto più semplicemente, noi abbiamo, diciamo, con questa ricerca, ma anche con altre cose dette in questi giorni, smascherato questa lotta di classe fortemente attuata da 30 anni e ancora, diciamo, evidente a chi approfondisce queste tematiche. E poi ce ne sarebbero altri gli obiettivi, però quello che è importante capire è che immaginate che la comunità europea ci chieda di fare delle riforme, è realtà, cioè non dovete immaginare, e immaginate che l'Europa scelga come opzione quella dell'introduzione di una patrimoniale straordinaria per recuperare i famosi 300 miliardi di cui vi ho parlato, che sono stati sottratti, è una patrimoniale a regime progressiva, con l'introduzione di una tassa imposta di successione progressiva, come era all'inizio. Sto usando dei termini, vado veloce. Cosa ci potrebbero dire? Nulla. Noi dobbiamo semplicemente garantire il pagamento delle tasse di interesse. Come attuarlo sono fatti nostri. Possibile che in questo paese si rimane all'angolo, schiacciati nel discorso, appunto, tagli, crescita, e nessuno dice: ma guardate che possiamo attuare una riforma, pagare quello che voi volete, ma farlo pagare a chi finora non l'ha pagato. Ma ovviamente se tutto il sistema di comunicazione è in mano a poche persone, chi volete che introduca questi argomenti? Chi volete che introduca questo argomento? Cioè, e poi la cosa più interessante, che secondo me questa emerge poco in quello che ho detto, però è il consiglio che do a voi tutti, ma attacca già, diciamo, internazionale, è che se i processi sono globali e sono di lungo periodo, è difficile che una singola nazione
Grecia, Italia, Spagna possa affrontare questa tematica e occorrerebbero organizzazioni globali, alternative, dal basso, quindi tutto, qualcuno l'ha detto in questi ieri sicuramente, qualcuno l'ha detto, cioè aver abbandonato i livelli di concertazione internazionale da parte dei movimenti o comunque non averli portati avanti e coltivati nella maniera giusta è stato un gravissimo errore. Ciò non di meno, io ho partecipato a pochissimi incontri internazionali, uno di questi era organizzato dal Venezuela con i fondi della Russia. Alla domanda, ma siamo davvero liberi qui? Perché potevamo parlare di tutto, ovviamente tutte le questioni dell'est Europa, il nazionalismo, loro ci hanno detto state attenti, quando arriverà anche da voi il nazionalismo vedrete che significa. Ebbene, sì, facevano parlare di tutto, ma di fatto queste organizzazioni, se vengono finanziate da Putin, cioè, infatti alcuni hanno sottolineato questi aspetti, ricordo una ragazza albanese che ha detto ma io provengo da un'esperienza da Russia, allora come mi volete dire che devo partecipare, che mi devo sentire pure libera di parlare, però tutto quello che è tutto spesato, viaggio d'aereo, tutto, sono pagato da Putin, cioè non è la strada giusta, diciamo, dobbiamo trovare altre forme. Una cosa brevissima, diciamo, ovviamente non è il pensiero di Antonio, però il passaggio che dobbiamo pagare i tassi di interesse e decidiamo noi come farlo, non vorrei che generasse un fraintendimento, i tassi di interesse non li vogliono pagare, cioè Piketty dice il debito va onorato, lo devono pagare i ricchi. Noi diciamo i ricchi devono pagare e il debito va discusso e quello illegittimo va pagato. Non è il pensiero di Antonio, però un passaggio. Invece quello che volevo dirvi è che il lavoro, direi egregio, fatto da Antonio, dal suo gruppo, dal suo tavolo sulla fiscalità, è un pezzo del lavoro che stiamo facendo sul debito pubblico nazionale. Ci sono insieme altri tavoli, il suo è quello che è andato più avanti, anche perché lui è un caterpillar e va benissimo, però sono attivi sei tavoli, uno sul debito e le privatizzazioni, uno sul debito e le spese militari, uno sul debito e le banche e la speculazione finanziaria e derivati, uno sul debito e le grandi opere. L'obiettivo è di arrivare a dicembre con un rapporto steso da ogni tavolo, che quindi poi messi insieme comincia a essere una controstoria del debito pubblico nazionale, che serve poi ovviamente per l'obiettivo che abbiamo tutti di dichiarare una parte del debito illegittima, di dire che non è, quella parte non va pagata e quindi rimettere in campo un altro modello sociale, ma insomma le cose che ci stiamo dicendo. Non sono una cosa per dire che, cioè no, perché non voglio dire anche io quello che hai detto tu, cioè io mi sono occupato solo di questo pezzo, ma se fosse andato avanti il pezzo con sulle speculazioni e debito, avremmo scoperto che il 40% del nostro debito, da studi già avanzati ma non condivisi, è frutto della speculazione, cioè noi stiamo pagando semplicemente perché i mercati hanno puntato su quello spread e il nostro paese debole ha fatto arricchire alcune organizzazioni economiche e finanziarie, quindi non è un titolo sufficiente. La storia continua, come si diceva, adesso facciamo una piccola pausa, alle 14 per favore siate puntuali, così tutto si semplifica, nell'incontro del prossimo seminario non c'è Marta Fano, se è stato